Rasmussen, poi ti chiederò anche un parere sulla sua pedalata. Rasmussen che è abituato, lo ripetiamo, ad azioni da lontano ed è uno che riesce a tenere un ritmo alto anche su tre o quattro salite dure consecutive. Lo ha dimostrato sia sui Pirenei sia sulle Alpi al Tour de France. È in questo l'erede di Richard Virenc, un altro corridore abituato a tentativi da lontano. Prima di tornare da Pancani, linea ancora ad Alessandro Fabretti per il saluto e i pronostici dei suoi ospiti. Grazie Auro, allora a te Francesco. Eccoci, vediamo se riusciamo a fare un po' di slalom. Siamo adesso con l'ammiraglia della Saunier Duval. Buongiorno Pietro Algeri, dunque la tappa più temuta del Giro, l'uomo più atteso oggi è Gilberto Simoni. Ma è partito bene, sta bene, quindi è giusto che proviamo a fare il massimo del lavoro che, per fare più selezione possibile. Questo. Nel primo tratto della corsa l'abbiamo visto per due volte affiancare appunto la tua ammiraglia e stare molto a parlare con te. Sì, abbiamo parlato un po' di l'eventuale cambiamento di tattica, se stare ancora tranquilli o lavorare. Abbiamo deciso questo e quindi si è parlato di quello. In una tappa, un attimo, dobbiamo allungare Auro, a te dunque. Hai Arnaud Gérard alle spalle. Attenzione Francesco, perché qualche corridore si potrebbe anche attaccare alla motocicletta. Non è la prima e non sarà neanche l'ultima volta. Sapessi quanti ne ho spinti quando facevo il tuo lavoro qualche anno fa, d'altronde si erano a 10 minuti, un quarto d'ora di ritardo e non riuscivano più ad andare avanti, pensavo di fare una buona azione. Attenzione perché parte Leonardo Piepoli dal gruppo, siamo sul passo San Pellegrino, c'è l'attacco di Leonardo Piepoli con Riccardo Riccò a ruota. E sta arrivando, mi sembra, anche Julio Alberto Perez Quapio. Piepoli ha vinto sul Santuario Genovese, Nostra Signora della Guardia, in salita. Anche Europa ha dimostrato di avere qualcosa in più. Dunque Pancani, ammiraglia Saunier Duval, era tutto previsto, immagino, questo attacco in casa Algeri. Prego. Trattiene il sorriso Pietro Algeri. Quando abbiamo dovuto allungare stavo per chiedergli proprio questo: in una tappa come quella di oggi il ruolo di Piepoli e di Riccò. Ma sono importantissimi in questa parte centrale, perché bisogna mettere a nudo la forza di tutti per non andare più vicino possibile all'arrivo tutti assieme o tanti corridori, insomma. Quindi loro due faranno il lavoro più importante. Insomma, era tutto previsto, come diceva Auro Bulbarelli. Ma tutto previsto no, abbiamo voluto partire a vedere, assaggiare un po' come davano le cose e a un certo punto abbiamo detto sì, dai, andiamo. Grazie a Pietro Algeri. A te Auro. Si sta infiammando questa tappa ed è partito dal gruppo anche Ivan Ramiro Parra Pinto e vedremo se ci sarà un'immediata reazione da parte della Liquigas o se Di Luca cercherà semplicemente di far lavorare la squadra per perdere meno secondi possibili. Intanto l'attacco di Piepoli, Perez Quapio, Riccardo Riccò e sta arrivando anche Parra Pinto. Davide Cassani, tu sei ancora sui fuggitivi, ma dietro si sono accese le micce. Davide, te l'aspettavi? Ma me l'aspettavo, perché quando ho visto la Saunier Duval fermare un proprio corridore pensavo che ci fosse un attacco. Non possono aspettare l'ultima salita. Simoni ha un ritardo abbastanza importante, considerevole, e una tappa del genere fa grandi differenze se la bagarre, se la battaglia nasce a tanti chilometri dal traguardo. Il passo San Pellegrino è una salita dura, i corridori in fuga hanno già affrontato 6 chilometri di questa salita, siamo praticamente a metà. Kraus si sta attaccando in questo momento
E tra l'altro poco prima dell'inizio della salita ho visto Bruno Reverber avvicinarsi a Bagliani e si è raccomandato di non collaborare perché sperava che il ritardo del gruppo non si alzasse tanto, perché l'operazione della Ceramica Panari era proprio quella di cercare di far rientrare Pere Squapio. Anche Totò Commesso era abbastanza arrabbiato, ad un certo punto si è alzato sui pedali e ha mandato a quel paese tutti gli altri dicendo: ma se venite in fuga e non tirate, statevene in gruppo. Mentre Marzano della Lampre Fondital, anche lui era abbastanza dispiaciuto, ma non poteva tirare perché il direttore sportivo gli aveva ordinato di non farlo. Ancora sei uomini Liquigas accanto a Danilo Di Luca. Vediamo quanto hanno guadagnato Piepoli, Perez Quapio, Riccò e Parra. Consideriamo che Riccò in classifica generale ha un ritardo di 6 minuti e 54 secondi da Danilo Di Luca. Adesso coinvolgo e do il benvenuto a Mariano Piccoli, postazione regia, con Nazareno Balani e la nostra responsabile Ivana Vaccari. Mariano, la Sonier Duval vuol ribaltare le sorti di questo giro. Ciao Auro, sicuramente oggi è la tappa più importante del giro. Come era abbastanza previsto, Piepoli e Riccò hanno anticipato questa salita e io penso che ci sarà un attacco di Simoni già sul passo Giau, e avendo i due compagni davanti sarà una vera battaglia. E manca un uomo Lampre davanti e adesso penso che a poco tempo vedremo un Bruseghino o un Paci Vila attaccare anche loro. Ed è proprio Paci Vila un corridore molto atteso. Perché? Perché sesto in classifica, 2.44, ha dimostrato di andare fortissimo in salita. Quindi se Pancani accanto all'ammiraglia Lampre potremmo sapere qualcosa in più. A te Francesco. Infatti siamo proprio con l'ammiraglia di Martinelli. Io girerei subito l'osservazione di Mariano Piccoli proprio al DS della Lampre. Manca per ora un vostro uomo, diceva Piccoli. Ma noi cerchiamo di correre in funzione un po' della maglia rosa di Danilo, perché sicuramente ha ancora una squadra buona, può ancora fare l'andatura lui. Stiamo un po' a vedere le mosse. Adesso una mossa è già uscita, perché sai, l'attacco di Piepoli e Riccò sicuramente può portare a qualcosa di importante. Però aspettiamo un po' l'evoluzione dopo il San Pellegrino. Ti aspettavi un attacco della Sonia Duvalla già adesso sul San Pellegrino? Sì, me lo aspettavo, perché conosco bene Gibo è uno che sicuramente tutti i giorni vuole essere il protagonista, ha le gambe buone e riesce sempre a inventarci qualcosa. Sarà una bella tappa da guardare. Grazie a Martinelli, a te Auro. E intanto Piepoli, Riccò, Perez Quapio e Parra hanno già guadagnato 40 secondi sul gruppo Maglia Rosa e i fuggitivi in questi primi chilometri del San Pellegrino hanno perso qualcosa come 2 minuti e mezzo. Quindi questo sta a significare che il ritmo del gruppo Maglia Rosa e dei contrattaccanti, ovvero Piepoli e Riccò, è decisamente superiore rispetto ai fuggitivi della prima ora. Qui siamo sul gruppo di testa con Daniele Contrini che a ruota Rinaldo Nocentini. Davide, a te. Bettini si è fatto passare una maglietta manica lunghe perché sta abbassandosi la temperatura. In pianura c'erano 24 gradi, poi dopo il passo San Lugano, un bel vento contrario aveva fatto passare. Stefano Zanatta, allora la e sta correndo in base alla Liquiga. Se voi adesso siete avanti. Ma se la Sonia Duval ha pensato di attaccare da presto, sono andati via con Riccò e Piepoli. Per noi cerchiamo di gestire la corsa al meglio, abbiamo ancora tutti gli uomini per poterlo fare e vedremo se poi succederanno altre mosse. Per il momento diciamo che il lavoro più grosso l'ha fatto la Sonia Duval anche oggi e noi cerchiamo di controllare e difenderci come è un po' nei nostri piani. Si sapeva che probabilmente non si sarebbe aspettato l'ascesa alle Tre Cime di Lavaredo, ma ti aspettavi che la corsa si infiammasse già adesso sul San Pellegrino? Sì, oramai questo giro abbiamo visto che succedono delle cose un po' fuori logica, per cui eravamo pronti e abbiamo prefissato stamattina un po'
diciamo, una strategia di corsa che potesse essere favorevole a noi, e per il momento stiamo cercando, appunto, come ho detto, di difenderci, di tenere la squadra più compatta possibile in base alle nostre possibilità. Poi dovrà essere Danilo a fare il resto sulle 13.000 a Varedo. Mi sembra che per ora si sia staccato soltanto Vanotti, se non sbaglio. Sì, i primi due che hanno lavorato nei primi 85 km sono stati Vanotti e Gasparotto, hanno fatto un grande lavoro facendo rispondere la squadra, per cui ora ci sono solo loro due un po' staccati, gli altri sono ancora tutti qui, quindi credo che il valore della squadra ci sia. Grazie, grazie anche a Stefano Zanatta. Auro. Sta tenendo un ritmo davvero alto Riccardo Riccò, questo corridore di Formigine, 23enne, sulla scena internazionale quest'anno alla Tirreno Adriatico e alla Milano Sanremo. Due mesi fa era in forma strepitosa Riccò, forse non è al 100% della condizione, ma ha grinta e carattere da vendere questo atleta. Intanto viene raggiunto l'ex fuggitivo Pierre Drancourt, segnalati a 3 minuti e 40 dalla testa della corsa il quartetto Piepoli, Riccò, Perez Quapio e Parra con l'elicottero. Andiamo a vedere il gruppo Maglia Rosa, ancora 5 uomini Liquigas accanto a Danilo Di Luca. Mariano Piccoli, cosa ti ha detto Gilberto Simoni stamani? Ma questa mattina era molto arrabbiato ancora per la tappa di ieri, perché secondo lui Garzelli ha sfruttato una scia della moto. Ma non deve prendersela assolutamente con i mezzi in movimento. Tanto di cappello a Stefano Garzelli, che dopo 3 anni è riuscito a rivincere una tappa al Giro. Tornerei da Davide Cassani, perché la tappa odierna mi ricorda vagamente la tappa di Falces 2004, quando la Saeco mandò in avanscoperta Mazzoleni, c'era anche Andrea Tonti, e poi favorirono l'azione eccezionale di Damiano Cunego. Davide, anche tu hai pensato a quella tappa, a quella strategia Saeco? Ho pensato a quella tappa perché Simoni non ha alternativa se vuole ribaltare questo Giro d'Italia. Oggi ha una grande opportunità. Adesso sono qui che sto aspettando il gruppetto di Piepoli e Riccò, quindi tra qualche istante sarò con loro. Beh, io penso che Simoni non attaccherà sicuramente sul passo San Pellegrino, lo farà sul Giau, e a quel punto potrebbe trovare alleati come Piepoli e Riccò, che adesso stanno menando sul passo San Pellegrino. Siamo all'ottavo chilometro e adesso mi trovo in coda ai 4 contrattaccanti. Allora Davide, considera, questa è un'informazione sia per te che per Pancani, che Piepoli, Riccò, Perez Quapio e Parra stanno guadagnando 1 minuto e 20, quindi hanno guadagnato in 1,5 km altri 30 secondi, e sta diventando molto molto interessante questa azione, anche perché Riccò continua a rilanciare l'andatura. Pancani. E siamo sempre in coda al gruppo della Maglia Rosa, sempre piuttosto folto, da segnalare per esempio che ne fa parte anche Alessandro Petacchi. Ci sono in questo gruppo anche gli altri uomini di classifica, vale a dire Schleck, e poi Simoni ovviamente, con Savoldelli, Bruseghin e Ed Mazzoleni. Bene, così siamo tornati su Piepoli, Riccò, Perez Quapio e Ivan Ramiro Parra, 4 scalatori puri, ormai sono segnalati a 2 minuti e mezzo dalla testa della corsa. Erano andati in avanscoperta 22, sono rimasti in 15, tra questi 15 c'è sempre il campione del mondo Paolo Bettini, ma la Sonia Duval Prodir ha davvero rimescolato le carte con questo tentativo da lontano. Vi preannunciamo, cari telespettatori, che alla ripresa del collegamento diretto dopo il TG3 nazionale alle 14.30 avremo immagini come sempre in diretta della corsa, avremo Giallo al comando, ci sono questi uomini: Bettini, Cagnada, Marzano, Nocentini, Pagliani, Piepoli, Riccò, Perez Quapio, Parra, Cauchioli, Bileca, Pegna, Zanini, Giuffrepù, Rasmussen, Kness, Commesso, Olson, Contrini e Brut.
continua a cambiare il tempo qui alle Tre Cime di Lavaredo, addirittura 20 minuti fa sono caduti fiocchi di neve, pioggia, neve, adesso il tempo sembra essersi ristabilito ma non sappiamo assolutamente la previsione. Tra un paio d'ore, quando è previsto l'arrivo di questa tappa, dopo il Santa Lucia ci sarà il Passo Jau e lì non bisogna mai elogiare, sono da elogiare tantissimo questi corridori, perché dopo quel che è accaduto ieri anche oggi partire così da lontano, il rischio era che si arrivasse addirittura tutti assieme o quasi gli uomini di classifica ai piedi delle Tre Cime. Invece è stato splendido questo attacco da lontano e vedrete cosa accadrà sul Jau. Siamo saliti sul Jau fra la gente, fra un sacco di gente, di camper e di striscioni, e vedrete cosa accadrà con quelle pendenze sul Jau. Ha voluto tenere praticamente tutta la squadra accanto a sé Danilo Di Luca. Adesso in questo tratto in leggero falso piano si sta superando Caprile verso il Colle Santa Lucia, devono recuperare, ma ribadiamo, Riccò che in classifica generale è tredicesimo a 6 minuti e 50, sta guadagnando su Danilo Di Luca 4 minuti e mezzo. Queste, cari telespettatori, sono immagini in diretta. Vegelius, poi Spezialetti, Gasparotto stanno aiutando Danilo Di Luca in questo tentativo di recupero. Di Luca non ha assolutamente voluto rischiare nella discesa dal San Pellegrino verso Cencenighe, hanno rischiato invece Piepoli, Riccò e tutti gli altri battistrada, tant'è che hanno guadagnato altri 2 minuti e siamo sulla testa della corsa. Sono 3 addirittura gli uomini della Sonia Duval Prodir, oltre a Piepoli e Riccò c'è David Cagnada che era andato in fuga già dal 20° chilometro assieme a Paolo Bettini. Questa è la testa della corsa, Beppe. Sì, e decisamente si sta mettendo non bene ma benissimo per Gilberto Simoni. Se Simoni, nonostante le fatiche di ieri, avrà ancora in corpo energie preziose, sicuramente è la sua gran giornata, perché con le pendenze del Passo Jau e poi col traguardo la corsa tatticamente è perfetta per lui. Di Luca sarà costretto secondo me ad uscire allo scoperto già sul Jau, perché non può concedere tutto questo spazio a un corridore come Riccò, allo stesso Piepoli. Molto molto intelligente la tattica Sonia Duval Prodir, perché? Perché se Di Luca continuerà a lasciare spazio a questa azione, uno come Riccò potrebbe anche guadagnare 7-8 minuti e diventare virtualmente la maglia rosa, poi dovrà tenere sulle ultime salite, ma Riccò è uno che in salita va fortissimo. Ah, sicuramente, sta entrando in gioco per la vittoria finale al Giro d'Italia. A questo punto Riccò va considerato fra i potenziali vincitori di un Giro d'Italia se le cose vanno avanti così. Coinvolgo Mariano Piccoli dalla postazione regia. Mariano, tappa emozionante. Buongiorno, emozionantissima. Adesso ci aspettiamo questo attacco a Simoni e penso che qualche uomo della Lampre si possa muovere. E fra poco finirà il Santa Lucia, piccola discesa, poi inizierà il Passo Jau e lì vedremo fuoco e fiamme, perché la tappa di oggi si potrebbe decidere lì. Qui siamo sul gruppo maglia rosa, sempre Alessandro Spezialetti, atleta teramano, compagno d'allenamento e di stanza di Danilo Di Luca. Abbiamo un aggiornamento sulla testa della corsa in ritardo gruppo maglia rosa, Radio Corsa. Il gruppo maglia rosa ha riguadagnato qualcosa, il ritardo di 4 minuti e 20 secondi. Sì, ha guadagnato 15 secondi e vedete Cagnada sta cercando di tenere alto il ritmo. Andiamo ad individuarli tutti questi battistrada. Con la maglia verde c'è Leonardo Piepoli, poi Paolo Bettini, il corridore della Crédit Agricole Pietro Caucchioli. Io resterei su questa inquadratura proprio per farvi vedere i volti di questi eroi di giornata, compreso Riccardo Riccò che vuole sconvolgere la classifica del Giro. Intanto sulla sinistra i nomi, poi andremo a scrutarli e a leggere sul volto di questi ragazzi la fatica immane che li attende. In testa c'è David Cagnada, eccolo qua, della Sonier Duval Prodir, alla sua ruota Salvatore Commesso della Tinkoff, poi Riccardo Riccò in terza posizione, Julio Alberto Perez Quapio, Fortunato Baliani maglia arancione, maglia verde per Piepoli, poi abbiamo Marzano della Lampre, Rasmussen della
Rabobank, poi Contrini, il corridore della Euskaltel Euskadi è Pegna, Nocentini della Chez Desert, il Cofidis è Parrapinto, Olsone della T-Mobile, c'è anche il corridore Kness della Milram e chiude questo trappello Paolo Bettini. Stanno salendo il colle Santa Lucia, dai 998 metri si passerà ai 1435, poi ci sarà la discesa verso Selva di Cadore e lì comincerà il passo Ciao. Uno spettacolo incredibile, ma mentre dicevi queste cose volevo aggiungere solo che è importante per questi uomini che il gruppo è numeroso, cioè non sono tre o quattro, è importante che siano in tanti per loro perché in questo punto possono anche tirare il fiato, girare, vedi Bettini che è andato in fondo, tra l'altro generoso, prodigioso Bettini tutti i giorni all'attacco ed è per questo che la fuga va avanti e va lontano, perché il gruppetto di testa è numeroso. Paolo Savoldelli si mantiene a ruota di Franco Pellizzotti, sulla destra rispetto a questa immagine Marzio Bruseghin, secondo in classifica generale, Paci Vila, altro uomo di classifica della Lampre, poi Massimo Codolla, maglia rossa, gregario di Stefano Garzelli, c'è Andy Schleck con la divisa bianca, il miglior giovane di questo giro, e c'è Stefano Garzelli che giorno dopo giorno sembra stia trovando la condizione di qualche anno fa, davvero bravo Garzelli, ieri non ha mollato senza l'aiuto delle moto perché l'abbiamo vista Beppe dall'elicottero, certo. Non è stato favorito dalle moto, ha recuperato metro su Simoni ed è andato a vincere una tappa davvero... Una grinta incredibile che non gli conoscevamo più, perché l'ultima volta che ha fatto un numero di questo genere è stato la Presolana, a tal punto che ho detto merita la cittadinanza onoraria bergamasca, perché già allora, te ricordi, aveva attaccato con Simoni nel giro di Cunego e adesso si è ripetuto, ma con una grinta rinnovata. Probabilmente gli ha fatto bene anche cambiare aria, andare in questa squadra che punta tutto su di lui, l'Acque Sapone, e certamente ha tratto dei vantaggi dal punto di vista del carattere, della grinta, perché è un Garzelli veramente eccellente. Intanto stanno migliorando le condizioni atmosferiche qui alle Tre Cime di Lavaredo, andiamo subito dai nostri cronisti in moto, cominciamo con Francesco Pancani. Francesco, a te. Riproveremo tra pochissimo con Pancani, 4:08 per il gruppo Maglia Rosa da recuperare, Pancani. Eccoci con la motocronaca guidata da Massimo Valeri, abbiamo avuto un piccolo problema con la ricezione audio, siamo adesso in coda al gruppo della Maglia Rosa che ha già perso tre compagni di squadra, Vanotti che aveva l'incarico di controllare la situazione nel primo tratto di questa tappa, quello in pianura prima dell'ascesa al San Lugano partendo da Ora, poi dopo si sono sganciati adesso anche Gasparotto e poi Noè, dunque due delle maglie rosa di questo Giro d'Italia. Si è staccato da poco, da un paio di tornanti, anche Alessandro Petacchi che per ora era rimasto nel gruppo della maglia rosa, adesso letteralmente dimezzato rispetto alla salita al Colle San Pellegrino, sono rimasti con Di Luca oltre agli uomini di classifica che ricordavi te Auro, aggiungerei anche Sella e Arroyo, oltre ovviamente a Simoni e Cunego, sono rimasti una cinquantina di corridori. A te. Notate che gran lavoro stia facendo David Cagnada, compagno di squadra di Piepoli ma soprattutto di Riccardo Ricò. Davide Cassani, a te. Sono in coda al gruppo al comando, sono già da 4 km sul colle Santa Lucia verso il Gran Premio della Montagna. Sì, sta facendo un lavoro straordinario Cagnada, pensate che sono 12-13 km che solo lui è in testa, tutti gli altri sono a ruota. Piepoli, la maglia verde, continua a parlare con l'ammiraglia sempre via radio e anche sul passo San Pellegrino, l'ho visto diverse volte dare istruzioni a Riccardo Ricò, hanno fatto una salita straordinaria, anche in discesa sono andati molto forte, ne ho visti di corridori andare piano in discesa ma come parra nessuno, in più ha anche usato delle ruote ad alto profilo in carbonio, era praticamente fermo, ha perso 50 secondi nella discesa, poi è riuscito nella successiva salita verso Allega a rientrare, con lui Pere Squapio che mi sembra stia pedalando molto molto bene, il corridore messicano. Se non ci fosse stato Cagnada questa fuga sarebbe andata un poco lontano, invece proprio il lavoro del corridore spagnolo fa sì che Piepoli e Ricò possono stare a ruota e possono sfruttare il lavoro del compagno di squadra.
Intanto grazie ai controllori di volo di Padova per le necessarie autorizzazioni al volo dei nostri mezzi aerei, perché in caso di maltempo avremo la copertura anche dell'aereo oltre che degli elicotteri e quindi la trasmissione dovrebbe essere garantita. Usiamo il condizionale per ragioni scaramantiche. Siamo tornati sul gruppo Maglia Rosa, ruota di Danilo Di Luca, si mantiene Paolo Savoldelli, con Di Luca ci sono Pellizzotti, Nibali, Charlie Vegelius e Alessandro Spezialetti. Eccoli qua i fidi scudieri di Danilo Di Luca. La guardia verde della Liquigas, ma direi che per il momento è ancora una buona squadra che lo sta aiutando decisamente bene, e questa è una fase molto delicata perché è l'avvicinamento al Giao e qui serve molto per la squadra. Poi sulle pendenze del passo Giao sarà una lotta quasi del tutto individuale, ma a questo punto la squadra è importante e dopo quel che è accaduto ieri la Liquigas è comunque pronta ad aiutare Di Luca. Pancani, a te. Perfettamente d'accordo con quanto stava dicendo Beppe Conti, ce l'aveva confermato anche Stefano Zanatta, l'importanza della squadra. Proprio per questo un po' i vari uomini della Liquigas avevano avuto compiti ben precisi, come si trattasse di un treno per lanciare la volata, prima via un vagone, via un altro, fino a restare in caso delle volate con Ongarato, ultimo uomo davanti a Pedacchi. E qua più o meno è stata la stessa cosa con Vanotti, che si è incaricato di controllare nel tratto in pianura, poi Gasparotto che ha affrontato il San Pellegrino e poi si è staccato, e poi Noè. I tifosi sono a migliaia su queste vette dolomitiche. Le Tre Cime di Lavaredo tornano ad ospitare un arrivo del Giro a distanza di 18 anni. L'ultima volta fu nel 1989. Abbiamo anche delle immagini a disposizione di quella vittoria di Herrera nel 1989, quando la regia sarà pronta, potremo mandarle in onda. Eccole qua, Herrera, Luis Herrera, il colombiano che andò a precedere Ivanov, e Amstin, maglia rosa, era Fignon. Beppe. Fignon, sì, quel giorno, il giorno dopo in pratica, quando si arrivò in Valbadia, in pratica vinse questo giro, il giro del duello fra Laurent Fignon e Giupponi. Ecco, lo vediamo. Questo Herrera che quel giorno fu veramente bravo e Belle della storia del ciclismo e della storia personale di Eddy Merckx. Direi proprio di sì, quel giorno venne fuori la grande, il cannibale, vinse il suo primo Giro d'Italia, correva per la Faema, era stato adottato dagli italiani, e quel giorno Felice Gimondi si rese conto che il suo destino era quello di dover soccombere a questo straordinario fuoriclasse belga. Ma seguiamo passo a passo questo tentativo d'impresa da parte di Riccardo Riccò. Davide Cassani, come vedi il campioncino modenese? Davide non c'è, riproveremo tra qualche istante. Pancani. Per segnalarti che nel gruppo della Maglia Rosa stavate parlando di Eddy Merckx, c'è anche il figlio Axel Merckx, che in questo Giro d'Italia si è messo in mostra, purtroppo per lui soltanto per una serie di cadute nella prima settimana della corsa. Per fortuna il tempo si mantiene bello, non ha mai piovuto durante la corsa sui corridori. E qui invece alle Tre Cime, lo ribadiamo, pioggia e anche qualche fiocco di neve sino a un'ora fa. Adesso il tempo sembra essersi ristabilito, anche se tira un po' di vento e la temperatura è piuttosto bassa, nell'ordine degli 11 gradi. Di spalle, inquadratura per Nicolas Roche. Non è l'unico figlio d'arte, c'è Axel Merckx, c'è Nicolas Roche, figlio di Stefan Roche, e c'è Duclos Lassalle, figlio di quel corridore che beffò ballerini alla Roubaix nel 1993, una beffa incredibile, a tal punto che con Franco Ballerini a volte diciamo due Roubaix e mezzo, perché quella si può considerare più di mezza Roubaix. Abbiamo visto di nuovo Cagnada che sta facendo un lavoro straordinario. Bisogna dire che veramente la Saunier Duval si sta comportando secondo quelli che sono i dettami della tattica e della strategia ciclistica, come vedevamo un tempo fare ai gialli della Renault di Guimard, no? Ricorderai quando proprio in queste giornate di giro allo Stelvio famoso Bernaudot, no, i gialli stanno correndo alla grande, quelli della Saunier Duval. Questa è la testa della corsa: Bettini, Cagnada, Marzano, Giuffre, Contrini, Piepoli, Riccò, Nocentini, Baliani, Cauchioli, Perez e Parra.
Ricordiamo che Perez, Parra, Piepoli e Ricò sono rientrati scattando sul passo San Pellegrino e hanno recuperato sui fuggitivi circa 5 minuti. Quindi pensate, cari telespettatori, con che ritmo diverso e più forte, con impeto, sia scattato Piepoli con a ruota Ricò e abbiano recuperato sui battistrada. Cassani, a te la linea. Sempre Cagnada sta sbuffando in coda al gruppetto dei fuggitivi, il campione del mondo Bettini, sempre tranquillo per Esquapio, continuamente uno di fianco all'altro, Piepoli e Ricò. Ricò che sta seguendo le istruzioni del Bento Piepoli, cerca di salvare la gamba, il corridore modenese sulle 88-90 pedalate al minuto, sta cercando di andare sul più agile possibile, dovrebbe mancare 1000-1500 metri allo scollinamento del Colle Santa Lucia. Davide, una tua valutazione tecnico-tattica, qui intanto rivediamo Piepoli e Ricò nel momento dell'attacco sul San Pellegrino, mancavano meno di 100 km al traguardo, 99 per l'esattezza. Davide, allora la Sonia Duval cosa dovrà fare di qui in avanti secondo te? Auro, ti ho sentito male. La tattica della Sonia Duval. Una tattica dovuta per i corridori che hanno. Sono stati molto bravi a lanciare Cagnada nel primo tentativo. Cagnada che sta tirando, ripeto, da una ventina di chilometri. Mi hanno impressionato Ricò e Piepoli salendo il passo San Pellegrino. Andavano su i 22, 23 all'ora, una roba incredibile. Io penso che la tattica sia proprio quella per sferrare un attacco con Simoni sulla Giau che comincia tra poco. Siamo adesso sullo scollinamento del Colle Santa Lucia, adesso qualche chilometro di discesa e poi ci sarà il passo Giau. Ancora David, Cagnada tenere alto il ritmo, colleghiamoci adesso e diamo il benvenuto a Gianni Bugno dall'elicottero. Gianni, ci senti? Io vi sento bene, come mi sentite? Sì, tutto a posto Gianni, abbiamo visto le tue immagini dell'89 alle Tre Cime di Lavaredo. Sì, sono passati parecchi anni da quella tappa, una tappa che sicuramente rimane nella storia perché sono stati passati quasi 20 anni, una tappa che sarà corsa anche con l'acqua e con la neve nel finale, quindi una bella tappa come sarà oggi sicuramente. Senti Gianni, questo attacco di Ricò, la tua valutazione, questo giovane modenese che sta dando spettacolo, è già un paio di mesi che si è messo in evidenza. Ma ha dimostrato di essere in grandissima condizione, ha iniziato la stagione alla grande, la sua squadra si sta comportando molto bene, stanno portando un attacco a Di Luca e vedremo un po' come cosa succederà sul Giau. Il Giau è decisivo per questa tappa. Tu sei Gianni sull'elicottero proprio in corrispondenza della corsa, quindi tra poco ci sarà il Giau, state sopra Selva di Cadore, giusto? Niente, riproveremo dopo con Gianni, grazie comunque ai nostri mezzi mobili, al reparto che garantisce questi collegamenti, perché vi assicuriamo che non sono pratiche di facile realizzo. Gilberto Simoni, quando era in fuga ieri, non è mai arrivato alla soglia, 80-85%, forse solo nel finale verso Bergamo Alta ha dato tutto. Questo significa che il motore di Gilberto Simoni è ancora molto potente, Beppe. Bravo, e direi che proprio lui l'ha fatto espressamente per conservare energie preziose per oggi, perché si rendeva conto che quella di ieri era una tappa di mezzo e che la tappa vera era questa, e quindi lui apposta ha fatto così, di non andare fuori soglia già in precedenza nel tratto che del passo San Marco in poi, perché era rischioso per la tappa di oggi. Direi, per concludere sulla Sonia Duval, sono molto bravi nel sacrificare Cagnada, perché questo è un tratto in cui se non ci fosse Cagnada dietro guadagnerebbero, invece lo stanno sacrificando. Penso e credo, temo che si farà da parte sul Giau come si era fatto da parte Piepoli sull'Isoar, ma a quel punto sarà molto importante questa tattica, ma non solo per Simoni, anche per Ricco. Mi chiedo, guardando la classifica generale, perché la Lampre Fondital nel momento in cui si sono mossi
Piepoli. Ricco non ha mandato in avanscoperta un Pacivila o un Bruseghin, perché allora sarebbe diventato ancora più emozionante e avvincente questo tappone. E dici benissimo, ed è la seconda volta che accade, no? È la seconda volta che accade una cosa del genere. Anche ieri bastava uno dei due e Bruseghin forse non aveva tanto spazio, ma Vila avrebbe potuto inserirsi. Se fosse stato presente in questo attacco ne avremmo visto ancora di peggio. Pancani. Eccoci sempre in coda al gruppetto della maglia rosa. Prima, appunto, parlando con Martinelli, il direttore sportivo della Lampre, ci diceva appunto che la loro corsa era in base ai movimenti e alle azioni della Liquigas. Intanto si sono staccati altri corridori, ha perso un altro compagno di squadra di Luca, si tratta di Mihojlovic, che ricordiamo ieri anche vittima di una caduta nella discesa giù dalla Trinità. Dossena ha finito il suo lavoro e si stava risistemando le fasce, considerando che era con tutte le braccia piene di escoriazioni dopo la caduta di ieri. Poco fa abbiamo superato, ne parlavate prima, Duclos Lassalle, che stava controllando la cartina altimetrica, se l'è rimessa in tasca sbuffando, ci ha lanciato un'occhiata, come dire, accidente di strada per arrivare lassù in cima, ancora ce n'è tanta. Si è staccato anche Cioni, era stata sua la prima foratura della giornata, pensate, dopo appena 7 chilometri dal via. A te Davide. Proprio in questo momento comincia la salita verso il passo Giau, 9 km 800 metri, dovrebbe spostarsi Cagnada perché ha tirato tantissimo e penso che sia stanco. Si stacca anche Bettini, l'avevo visto prima sbuffare e difatti appena è cominciata la salita ha perso già una cinquantina di metri. Adesso staremo a vedere Piepoli, Riccò, potrebbe anche essere Perisquapio. Eccolo qua intanto Cagnada, come era logico, si sta per staccare. 9 km 800 metri alla vetta. Davide, vedo l'occhio della telecamera sporco con qualche goccia di pioggia, com'è il tempo lì? Il tempo tiene, non sta ancora piovendo, i corridori per il momento non hanno preso mai pioggia, solamente strada bagnata, ma la temperatura è ancora abbastanza sopportabile, ci sono 13-14 gradi. Il forcing di Piepoli, Leonardo Piepoli, con a ruota il suo giovane compagno di squadra Riccardo Riccò. Si staccano intanto corridori dal gruppo di testa, erano in una ventina e sul Giau crediamo ne resteranno poco più della metà. Ah, sì, sicuramente, perché adesso tocca a Piepoli scandire il ritmo come aveva già fatto l'altro giorno verso Brianson. Riccone la sua scia certamente si dimezzerà fra breve questo vantaggio, perché le prime rampe del Giao sono tremende e quindi continua la tattica perfetta, e Piepoli adesso è importantissimo per questa fase d'avvicinamento alla vetta del Giao. Una volta si passò sul Giau nel 1973 e transitò Fuente, poi nell'89 Cárdenas e nel 92 Cornier. Quindi nella storia del Giro questo è il quarto passaggio sul passo Giau. Ci troviamo in Veneto, in provincia di Belluno, e resteremo in provincia di Belluno sin sul traguardo. Marzano della Lampre sta perdendo contatto, Davide. Sì, sta faticando molto Marzano, in comando adesso Piepoli, Riccò, Rasmussen e Perisquapio, sono loro quelli che stanno meglio di tutti gli altri. Sta faticando tantissimo Totò Commesso, penso che si stacchi tra poco. Anche Caucchioli sta cercando di tenere duro, così come Parra e Nocentini, mentre Marzano ha già perso 4-5 metri. Piepoli sempre al comando, rapporto agile, sta guardando dove finisce la montagna, sta guardando, ma la montagna è ancora lunga. Ancora 8 chilometri, il gruppo Maglia Rosa ha recuperato 1,15 nel tratto in falsopiano verso l'inizio del passo Giau tra Colle Santa Lucia e Selva di Cadore, grazie all'aiuto dei compagni di squadra Liquigas. Pancani, a te.
La strada è bagnata in questo tratto, siamo in discesa prima dell'inizio della salita verso il Passo Jau, anche però sul gruppo della Maglia Rosa il tempo sta tenendo, anche se ricordiamo la strada è bagnata, dunque i corridori stanno affrontando questo tratto in discesa con grandissima cautela. Ultimo del gruppo Ricese, il velocista della Panaria, ricordiamo che fino a pochi chilometri fa, fino a 3-4 chilometri fa in gruppo c'era anche Alessandro Petacchi, e comincia la salita, svolta a sinistra, comincia la salita verso il Passo Jau anche per il gruppo della Maglia Rosa. Te 70 uomini circa, Francesco? Una cinquantina di corridori, 50 forse, 60. 50-60, e anche loro verranno scremati sul Jau. Sempre Alessandro Spezialetti con a ruota Charlie Vegelius, poi Franco Pellizzotti, la maglia rosa di Luca, poi Eddie Mazzoleni, Sella con la maglia arancione sulla sinistra e Arroyo, il capitano della Kes De Parnie. Siamo tornati con le immagini dall'elicottero sul gruppo di testa. Davide, a te. Bettini si è staccato, eccomi. Poi Olson, Cagnada, Bileca e Commesso hanno perso contatto. Davide. Sì, c'è Nocentini che sta facendo delle boccacce incredibili, sta faticando tantissimo, non so quanto possa resistere al ritmo di Piepoli. Piepoli che continua sempre sui pedali, scalatore puro, con la bicicletta, il casco e la borraccia peserà al massimo 54-55 kg. Adesso sta controllando, vedete che i due ragazzi della Sonia Duval, ragazzi si fa per dire perché Piepoli è classe 1971, si sono parlati, Ricò ha consigliato a Piepoli probabilmente il ritmo da tenere, Ricò mi sembra che stia ancora abbastanza bene, così stanno bene anche Perez, Quapio. Aumenta il ritmo di Piepoli. Strepitoso Leonardo Piepoli, anche nella cronoscalata di Europa ha fatto qualcosa di incredibile, lui che davvero non è un cronoman. Io ho visto Piepoli perdere 4 minuti e mezzo al Tour de France in una cronometro di 22 chilometri. Pensa che stato di forma ha Piepoli, ha rischiato di vincere la cronometro perché era sì una cronoscalata, ma 6 chilometri dei 12 erano praticamente pianeggianti. Questo significa che Piepoli ha una condizione strepitosa. Davide. Sì, volevo farti notare le manopole dei freni di Piepoli, vedete come le tiene alte, proprio per avere una posizione idonea, ideale in salita, mentre tutti gli altri hanno le manopole un po' più basse, lui invece le tiene altissime, perché anche in questo caso, dal momento che lui va su quasi sempre sui pedali, la posizione migliore per le manopole è quella, e difatti è diversa rispetto a tutti gli altri corridori. Scalatore puro Beppe Conti. Direi di sì, ma vorrei far notare anche come sta, è ripassato in testa e ha allungato ancora un po', vuol dire che sicuramente Ricogli ha detto che sta bene e sta spingendo un rapporto agile con grande disinvoltura. Io trovo che sta molto bene Ricò, e non da questo momento, già da chilometri e chilometri. Attenzione, perché penso che possa fare una grande tappa. Mentre dal gruppo Maglia Rosa per adesso non ci sono scatti, qui Rinaldo Nocentini che ha perso contatto e difficilmente riuscirà a recuperare. Qui siamo su Pietro Cauchioli, anche il veronese, nonostante tanta buona volontà, non riesce a tenere il passo dei migliori. Torniamo da Francesco Pancani. Francesco. Non ci sono scatti per ora nel gruppo della Maglia Rosa, ma appena cominciata la salita verso il Passo Jau, già una ventina di corridori hanno perso contatto, si sono staccati. Adesso l'ultimo del gruppo è il tedesco Kraus, si è staccato anche Angel Gomez, rimangono insieme però tutti gli altri, vale a dire gli uomini di classifica. Siamo su Damiano Cunego, sguardo perso nel vuoto per Damiano, sta controllando. Accanto a sé sempre Marzio Bruseghin e Paci Vila. Savoldelli anche oggi fa da gregario a Mazzoleni. Credo che di passaggio si debba fare anche un complimento a Petacchi, perché
che Petacchi resta con questi signori dopo il passo San Pellegrino, come hanno detto prima, si è staccato da pochi chilometri, è comunque una cosa molto bella, molto piacevole. Lui che a Pinerolo voleva abbandonare il Giro e invece che sia a pochi minuti da questi uomini sicuramente è importante per lui, e mi auguro che voglia arrivare sino a Milano. È in testa adesso a tirare Paolo Savoldelli. Mariano Piccoli, cosa può significare questa azione? Può significare che Mascoleni stia bene e voglia fare bene questa tappa. Ho visto un Cunego molto reattivo quando ha fatto la passata Savoldelli per andare in testa, si è portato subito nella scia. Lo vedo molto bene, ben fresco in faccia, e penso che fra po' ci saranno gli scatti tra lui e Simoni. Si è scremato intanto il gruppetto davanti, vedete sempre Piepoli a fare l'andatura, la maglia verde, il trullo volante viene da Alberobello, questo atleta ormai 36enne ma ancora pieno di vigore, di energia, di voglia di far bene. Alla sua ruota Riccardo Riccò, poi Ulio Alberto Perez Quapio con la maglia arancione, l'altra maglia arancione blu è quella di Rasmussen, il capitano della Rabobank, poi c'è Parrapinto, c'è Fortunato Baliani che è transitato per primo sul passo San Pellegrino, e c'è della Euskaltel Euskadi Isa Pegna Archezza. Davide, a te. Sì, sempre Piepoli, un modo diverso anche di concentrarsi. Piepoli guarda sempre in alto per vedere se trova la strada che porta verso la vetta, mentre Riccò guarda sempre a 2-3 metri, ogni tanto butta l'occhio indietro, ogni tanto butta l'occhio alla ruota di Piepoli. Piepoli che secondo me adesso sta facendo il massimo sforzo proprio per avere l'andatura migliore, mentre Perez Quapio, lo ripeto, mi sembra che stia pedalando molto molto bene. Baliani invece comincia a fare fatica. Tornerei Nazareno Balani sul gruppo maglia rosa perché c'è una selezione notevolissima, ho visto perdere contatto sia Bruseghin che Pacivilla. Pancani, a te la linea, eccoli qua. Esatto, Pacivilla, proprio così sta dando davvero un colpo al gruppo della maglia rosa questo forcing della coppia dell'Astana, vale a dire Savoldelli e Mazzoleni. Ha perso altri compagni di squadra la maglia rosa di Di Luca perché si sono staccati anche Spezialetti, Vegelius e Nibali. Adesso in difficoltà i due della Lamp, vale a dire Bruseghin e Pacivilla, davanti sempre i due dell'Astana con Di Luca alla loro ruota, insieme è rimasto anche Schleck. Non ha più compagni di squadra accanto a sé Damiano Cunego, vedete il corridore veronese è rimasto solo, c'è solo anche Arroyo e anche Danilo Di Luca ha perso tutti i gregari. Dunque Savoldelli sta cercando di pilotare Eddie Mazzoleni, un altro attacco dei bergamaschi. E sta venendo fuori una corsa individuale, una anche corsa molto bella perso, perché sono ormai tutti da soli e quindi sarà un finale bellissimo, sì, proprio passa, perché passa. Viene fuori una corsa individuale, anche Garzelli un po' in difficoltà. Sì, è con Samoilau, a te Francesco. Esatto, volevo proprio segnalarvi che anche Stefano Garzelli, il vincitore di ieri, ha perso contatto, rimangono insieme Pacivilla e Bruseghin, ma se ne sta andando il gruppetto della maglia rosa con Savoldelli sempre a fare l'andatura, davvero un forcing che adesso sta facendo la differenza. C'è anche Sella, Simoni ovviamente, Arroyo, Schleck con Petrov, Cunego, poi risalendo Di Luca, seconda posizione per Mazzoleni, prima per Savoldelli. Preoccupante il fatto che Danilo Di Luca non abbia compagni di squadra, vedete Gilberto Simoni si mantiene a ruota di Arroyo e c'è anche Andy Schleck. Non si legge, grande fatica sul volto di Schleck, ha avuto un problema alla catena, probabilmente gli è saltato il cambio ma ha ripreso subito. C'è anche Emanuele Sella e c'è, credo sia Pozzovivo. Davide, a te. Staccato Baliani, si vedeva proprio nella faccia che non ne aveva più, si è staccato anche Rasmussen, mentre Perez Quapio continua a stare nella scia di Piepoli e Riccò. Adesso siamo in un tratto duro,
molto molto agile e ancora sciolta la pedalata di Riccardo Riccò, mentre Parra è riuscito per il momento a stare con i migliori, quindi quattro uomini adesso al comando. Siamo in uno dei tratti più duri del Passo Giau, 5,5 km alla vetta. Riccò per la classifica generale, Piepoli in aiuto di Riccardo Riccò, poi per il successo di tappa Parra e Giulio Alberto Perez Quabbio. Torniamo sulla fatica di Bruseghin, risale la nostra motocicletta, qui siamo su Franco Pellizzotti, poi Samoilau e Garzelli. Il gruppo Magliarosa avanti un centinaio di metri. Di Luca sta pedalando ancora molto bene però, Beppe. Direi molto, guarda che grinta, guarda che concentrazione. Ha avuto un attimo prima, c'è stato un momento di panico perché l'ho visto scivolare un po' a metà gruppo, ma poi è tornato subito nelle posizioni di testa ed è importante dal punto di vista psicologico che lui stia lì, che stia nella scia di chi attacca e di chi scandisce il ritmo, perché se scivola all'indietro fornisce agli avversari un punto di speranza per poterlo attaccare ancora. Invece è bene che stia in quella posizione. Ripreso Bileca dal gruppetto Magliarosa. Bileca era in fuga con Bettini già dal 20° chilometro. Davide, a te. Riccardo Riccò fa dei lunghi tratti seduto con un rapporto molto molto agile e alcuni tratti sui pedali dove mette un rapporto molto più impegnativo. Ecco, in questo momento è sui pedali e cerca di indurire il rapporto e sta anche aumentando la velocità. Questo lo fa per spezzare la monotonia dello stare seduto, mentre quando si siede riesce anche ad andare 87, 88, 89 pedalate al minuto. Vedete questi lunghi tratti sui pedali con un rapporto abbastanza lungo, poi si siede e mette un rapporto molto più agile. Anche Vincenzo Nibali, lo squalo messinese, non riesce a tenere il passo del proprio capitano. Raggiunto intanto Cagnada, che aveva lavorato molto bene per questi due atleti che vedete inquadrati, ovvero Piepoli e Riccò. Cagnada è compagno di squadra della Sony Edual Prodir. Abbiamo un aggiornamento sul vantaggio, Radio Corsa. Sì, il gruppo Magliarosa a 3 minuti e 10 secondi. 3 e 10 da Piepoli, Riccò, Parra e Giulio Alberto Perez Quapio. E non siamo ancora nel tratto finale del Passo Giau, perché il Giau, tra l'altro, assisteremo a uno spettacolo fantastico, dei panorami veramente suggestivi e molto belli, unici al mondo, e lì ci saranno altre pendenze ancora difficili, quindi verrà fuori davvero una corsa di eliminazione in vista poi dell'arrampicata finale del Trecino. Molto bravo anche il numero 85, la maglia arancione, andiamo ad inquadrarlo perché ha la faccia da bambino. Domenico Pozzovivo, il lucano, pesa 50 kg, in salita va benissimo, è ancora giovane, ha margini di miglioramento. È un ragazzo che già da juniores riusciva ad emergere, vinceva sempre quando gli arrivavano in salita. Domenico Pozzovivo, un ragazzo veramente, sembra ancora un ragazzino, sembra ancora che siano juniores, ed è che sia lì, è molto bello per lui, per la Panaria, ed è una cosa molto importante per il nostro ciclismo. Samoilau sta cercando di far perdere meno tempo possibile a Stefano Garzelli, forse Stefano sta pagando un po' lo sforzo supplementare di ieri. Pancani, a te. Ha già perso circa 500 metri Stefano Garzelli, si mantengono invece a circa 200 metri dalla gruppetta della Maglia Rosa e i due della Lampre, vale a dire Bruseghin. Intanto è stato ripreso anche Kness dalla gruppetta della Maglia Rosa, che adesso ha nel mirino Paolo Bettini, sempre a fare l'andatura Savoldelli. Ed è pimpante la pedalata del Cobra Riccardo Riccò. Davide, eccoli ancora appaiati Piepoli e Riccò, un po' affaticato Ivan Parra in quarta posizione, anche per Esquapio comincia anche lui adesso a fare qualche smorfio, ma mi sembra che pedali ancora abbastanza bene. Siamo all'undicesimo tornante, le pendenze qui sono costantemente oltre il 10%.
è uno dei tratti più duri del Passo Giau. Questa è una salita delle più dure del Giro d'Italia, sono quasi 10 chilometri e poi dopo c'è anche il Tre Croci e soprattutto le Tre Cime di Lavaredo. Io penso che la fatica si farà sentire da qui in poi, e per quanto riguarda la maglia rosa penso che sia per lui la tappa più difficile. Siamo tornati sulla testa della corsa, abbiamo visto in precedenza il momento in cui Paolo Bettini è stato raggiunto, con lui c'erano Olson e Daniele Contrini, fuggitivi della prima ora. Adesso primo piano per Danilo Di Luca, che ha la propria ruota Damiano Cunego. Rassono tuttora rispettivamente il primo e il secondo favorito del Giro d'Italia, detta dei bookmaker. Questi è Mazzoleni, Savoldelli, gran ritmo imposto dal Falco Bergamasco. Paolo Savoldelli sembra essersi ripreso dopo la brutta caduta di Pinerolo, ed è significativo vedere un due volte vincitore di Giro d'Italia fare da gregario. Beppe Conti. Direi strepitoso, perché stava veramente male, ha patito quella caduta nella tappa per lui più bella, quella di Briançon, ma ha saputo reagire con tanta grinta. Lui dopo il Giro avrà in programma anche il Tour de France, ma che sia lì è importantissimo per lui. E adesso si scatena anche la guerra dei piazzamenti. Lui, Savoldelli e Mazzoleni stanno tirando, anche perché sono saltati sia Villa sia Brugeghin, ed è importante per loro, per Mazzoleni anche per un piazzamento, anche nel caso in cui non dovesse mollare Di Luca. In questi primi chilometri del Passo Giau la maglia rosa non ha né perso né guadagnato sul gruppetto di testa. Qui siamo sul campione del mondo Paolo Bettini, grande grinta per lui all'attacco anche oggi, ma ha dovuto arrendersi. Le grandi montagne non fanno certo per Paolo Bettini, che non ha ancora vinto tappa in questo giro. A te, Davide. Siamo adesso al quindicesimo tornato. Parita la linea, riproveremo tra qualche istante. Piepoli, Riccò, Perez Quappio e Ivan Ramiro Parra. Dopo due anni, un Parra competitivo. Sembrava si fosse perso per strada nel 2006. È vero, verissimo, però la grinta c'è, e quando la strada prende a salire con certe pendenze, perché ci sono montagne e montagne, ma quando superiamo il 10%, un corridore delle sue caratteristiche veramente torna in auge. Rasmussen, anche lui non ce l'ha fatta a tenere il ritmo di Piepoli. Vediamo chi c'è dietro a Mikael Rasmussen. C'è Fortunato Baliani. A te, Davide. Adesso niente, sentiamo male, proviamo con Pancani. Francesco, vediamo se abbiamo più fortuna noi. Siamo all'undicesimo tornante, poco fa come ricordavate ripresi Olson, Contrini e Bettini che ha fatto di tutto per tenere la ruota del gruppetto della maglia rosa, poi però ha dovuto cedere, così come sono saltati, perché adesso sono davvero indietro sia Brugeghin sia Pacivilla sia Garzelli. Le strategie del ciclismo che si trasforma una volta in alleanza, era successo ieri tra Liquigas e Lampre, adesso Di Luca che ha trovato nei due dell'Astana, vale a dire Savoldelli e Mazzoleni, due corridori importantissimi per questa scalata alla Passo Giau. Sempre indecifrabile, potremmo definirlo così, l'espressione di Schleck, questo baby campioncino della CSC che mantiene con grande disinvoltura, sembra, il passo del gruppo della maglia rosa. A te. Torniamo dal comandante Gianni Bugno. Gianni, sentite adesso? Vai pure. Siamo qua poco dalla vetta, sì, come confermo anch'io, Schleck sta pedalando molto bene, ma come sta pedalando bene anche la maglia rosa, tutti gli uomini di classifica sono lì davanti. Aspettiamo lo scolorinamento e dopo vedremo cosa succederà. Anche a detta di Gianni Bugno, la pedalata di Schleck è buona. Qui Riccardo Riccò, rapporto agile per lui.
È stato bello vedere prima Piepoli che insisteva e voleva che anche gli altri due, non Sogne Duval, tirassero un po' e scandissero il ritmo. Intanto guarda, si va verso la vetta, ma io fra tutti continuo a vedere in condizioni splendide Ricco. Guarda, veramente sta pedalando con una freschezza, con una lucidità. Adesso è passato su un rapporto un po' più duro, ma fra tutti poi magari salterà per aria, non voglio fargli scongiuri sulla salita finale perché è giovane, perché è inesperto, ma sta pedalando veramente molto molto bene. Attenti a Ricco. E Paolo Savoldelli, che già da 2 chilometri in testa al gruppetto maglia rosa, potrebbe fare il gioco di Di Luca se Di Luca sta bene. Ma se Di Luca fosse appeso per un filo, con il ritmo di Savoldelli potrebbe staccarsi da un momento all'altro anche Danilo Di Luca o lo stesso Damiano Cunego. Savoldelli sta sgretolando il gruppo maglia rosa. Sono rimasti in 7 o in 8. Pancani, ci sei Francesco? Sì, eccoci, perché proprio in questo momento al tornante numero 15 c'è stato un breve, a dire la verità, cedimento di Di Luca, che non è più, come potete vedere, alla ruota di Savoldelli e Mazzoleni, ma adesso è in penultima posizione in questo gruppetto, prova a riportarsi avanti, ma è sempre in penultima posizione, dietro di lui soltanto Sella. Ecco, potrebbe essere questo un segnale preoccupante oppure un segnale di forza, perché se notate Di Luca si è portato alle spalle di Simoni, probabilmente per non essere sorpreso da un attacco di Simoni da dietro. Questa è una posizione, una soluzione ottimistica, può darsi, è vero, potrebbe succedere. Speriamo che non sia l'altra ipotesi, perché quando un leader retrocede in fondo al gruppetto non è mai un bel segnale. Però il fatto che stia nella scia di Simoni, che lui continua a ritenere l'avversario più temibile, è molto positivo. È dall'inizio del giro che dice, se chiedi, sì, a Gilbert gli ha passato, diavolo, il forcone. Perez Quappia, un grande, è in salita, come è a 180 pulsazioni e prende il forcone del diavolo. Sono veramente forte. Sono straordinari questi corridori. Perez che è veramente anche un personaggio. Perez, sei troppo forte. Ricco adesso gli dirà, ma vai anche a scandire un po' il ritmo, visto che hai tutta questa grinta, questa energia da vendere. Grande Perez. Davide, che scena incredibile, poco fa avete visto proprio questa scena. Perez comincia a fare tanta fatica, vorrebbe pugnalargli questi due atleti della Sogne Duval, non ce la fa più, sta cercando di tenere duro, molto più brillante prima. In precedenza Piepoli ha chiesto qualcosa a Parra, Parra gli è andato di fianco e gli ha detto: che quieres, cosa vuoi? Gli ha chiesto una collaborazione, ma Parra secondo me fa fatica a stare a ruota. Mancano 2,5 chilometri alla vetta. 2,5 alla vetta del passo. Ciao cari telespettatori, è uno dei tamponi più spettacolari di questo 90° Giro d'Italia. Questo è il gruppo maglia rosa con faccia da bimbo, ovvero Domenico Pozzovivo, che si mantiene a ruota di Damiano Cunego, e un grandissimo Paolo Savoldelli che vuole pilotare sino in cima Eddie Mazzoleni. E chissà che qualcuno non tenti anche un attacco in discesa, perché la tappa di ieri può essere stata uno sprone, un segnale, una speranza per quelli che devono recuperare in classifica Di Luca. Certamente, attenzione anche perché qualcuno che magari si trova in difficoltà, la vecchia tattica è quella, cercare di anticipare in questa discesa insidiosa dal Giau gli scalatori per poi reggere l'urto sull'arrampicata finale. Quindi c'è anche questa ipotesi, questa soluzione. Di Luca sembra essersi ripreso, però il fatto che non stia più in terza posizione non è bellissimo. Per sua fortuna ormai siamo verso la vetta di questa montagna straordinaria. Ha perso 15 secondi il gruppo maglia rosa dalla testa della corsa. 3,5 minuti da recuperare per Di Luca su Riccardo Ricco. Pancani. Vedere la maglia rosa che intanto ha raggiunto e superato altri due dei fuggitivi di giornata, vale a dire Nocentini e Marzano, che hanno già perso contatto. Sempre Savoldelli davanti, davvero impressionante il forcing del bergamasco su questa ascesa verso il passo Giau. Siamo alla 19° tornante, a te. Ecco, bravo Francesco.
mi sembra giusto sottolineare come stia lavorando Savoldelli, però il cronometro non è confutabile, quindi nonostante Savoldelli stia tirando come un dannato, davanti guadagnano poco, ma guadagnano, quindi vuol dire che Piepoli e Ricò stanno andando ancora più forte. È la prova di quanto avevamo detto, guarda che Ricò sta pedalando in una maniera straordinaria. Piepoli ormai lo conosciamo, quando scandisce il ritmo lui, come già accaduto nel tappone di Brianson, abbiamo visto che danni ha fatto alle spalle, abbiamo visto anche nella tappa di Genova, ma in questo caso c'è un Ricò veramente bravo e si vede come sta andando, con che facilità, e si vede, ecco il motivo per cui sta guadagnando. Siamo entrati nella terza settimana di gara, vediamo Di Luca prova ad accelerare, Pancani. Lo scatto di Di Luca, 2 km e 700 metri al Gran Premio della Montagna, sta cedendo Sella, ha ceduto Savoldelli in difficoltà, abbiamo visto anche Pozzovivo, intanto è stato ripreso a Giano, problemi anche per Petrov, e dunque sono rimasti in 5 davanti, nell'ordine Di Luca, poi Schleck, Cunego, Mazzoleni e Simoni, che è sempre stato in fondo, però è stato molto bravo, molto attento a rispondere al tentativo di scatto di Di Luca. Si è stufato Di Luca, si è stufato di queste continue tirate di Paolo Savoldelli, si è spostato e ha detto adesso una tiratina la do anch'io. Devo dire che avevi ragione, bravo, perché io avevo un po' più qualche timore, invece lui era andato a controllare Simoni, a vedere come stava Simoni, se Simoni aveva intenzione di provare qualcosa, e poi è ritornato davanti e ha accelerato lui. Pancani. E adesso è sempre Danilo Di Luca a fare l'andatura, io però sottolineerei ancora una volta la prestazione di Andy Schleck, perché sembra sempre nascosto nel gruppo dei migliori, appena c'è uno scatto però immediatamente è tra i primi a rispondere, e anche adesso sembra con grande disinvoltura alla ruota di Danilo Di Luca. Davide. Adesso sono appaiati i due uomini della Sonia Duval, è riuscito Parra a mettersi la mantellina, nonostante siamo a 1400 metri dalla vetta, Parra ha chiamato l'ammiraglio, si è fatto dare la mantellina ed è riuscito ad indossarla. È stanchissimo, penso che sia il più stanco tra i quattro, continuano a parlottare i due corridori della Sonia Duval. Piepoli, Ricò, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, 1300-1400 metri alla vetta. 39 chilometri e 700 metri al traguardo per questi quattro battistrada, e sull'accelerazione di Danilo Di Luca anche il gruppo Magliarosa si è ridotto a poche unità. Con Di Luca ci sono Schleck, Cunego, Simoni e Mazzoleni, vengono raggiunti intanto altri ex fuggitivi di giornata, ovvero Ignacchi Pegna, poi Schuffre Pu e Pietro Caucchioli. Direi che in questo momento due cose che colpiscono è la concentrazione di Ricò, il volto di Ricò, quanto è concentrato, e la frequenza di pedalate di Danilo Di Luca. Guarda la frequenza di pedalate e il rapporto agile di Di Luca. E notate, Di Luca con la sua progressione ha guadagnato quasi 30 secondi in poco più di un chilometro. Grandissima condizione per Danilo Di Luca, e ormai è uno scontro frontale, anche se la Sonier Duval come squadra oggi è quella rappresentata meglio. Mariano Piccoli, a te. Per adesso Di Luca ha fatto una buonissima azione, penso più che altro per staccare Savoldelli, per paura di un attacco in discesa come ieri di Savoldelli e Mazzoleni. Adesso però deve tirare fino all'arrivo, perché è rimasto da solo e dovrà farsi tutta la salita, e penso che nessuno gli dia un cambio degli uomini davanti. E adesso se qualcuno ne ha, è il momento buono per attaccare, o Simoni o Cunego, penso che possano fare qualcosa in quest'ultimo chilometro e mezzo. Mi sembra acuta come osservazione, Mariano. Di Luca ha voluto distanziare Savoldelli per non consentirgli un attacco in discesa. Potrebbe essere una validissima interpretazione, Davide.
Eccomi, siamo a 800 metri dal Gran Premio della Montagna, è calato il ritmo di Piepoli, adesso è Ricco che si è portato al comando, ma mi sembra che il ritmo dei quattro sia leggermente calato rispetto al chilometro precedente. Poi discesa verso Pocol e quindi passaggio nella Perla delle Dolomiti, ovvero Cortina d'Ampezzo. Lì la strada ricomincerà a salire verso il Tre Croci, verso Misurina e verso le leggendarie Tre Cime di Lavaredo. Da quasi 60 chilometri Piepoli e Ricco sono all'attacco. Beppe Conti. E guardate Ricco come continua a procedere, a scandire lui il ritmo, davanti addirittura a Piepoli che in salita è veramente il migliore, e adesso veramente viene fuori una corsa individuale. Simoni credo che nella posizione in cui è adesso che giochi tutto sull'erta finale, perché non dimentichiamo che gli ultimi 4 chilometri di questa tappa presentano delle pendenze da paura, con un tratto al 18%. La tattica della Lampre non è stata oggi particolarmente azzeccata. Perché? Perché non hanno mandato nessuno in avanscoperta e appena c'è stata una progressione Cunego è rimasto da solo. E certamente Vila doveva inserirsi in questo gruppetto, Bruseghin essendo secondo no, perché sarebbe fallita l'azione come quella famosa volta di Ricco verso Fiorano, non lasciavano andare via Bruseghin a 55 secondi di Luca, ma Vila doveva inserirsi in quel trappello. Sempre Pozzovivo che rimane con Paolo Savoldelli. E questi è il Cobra, corridore di Formigine, Riccardo Ricco. È del 1983 questo ragazzo, pensate, si sta entrando nella terza settimana di una grande corsa a tappe. Fino all'anno scorso lo conoscevano solo gli addetti ai lavori. Riccardo Ricco si sta dimostrando una primissima lama di questo sport. A te Davide. Ormai a 250 metri dal Gran Premio della Montagna, sta faticando tantissimo Parra, tra poco comincerà la discesa e penso che nella lunga discesa verso Cortina sia per Squappio che Parra si staccheranno dai due uomini della Sonier Duval che in discesa sono decisamente più bravi. Fa freddo, vero Davide? Hai le mascelle bloccate, di la verità. Come? Hai le mascelle bloccate dal freddo. Sì, difatti qui ci sono pochi gradi, anche Piepoli si è messo già i manicotti e devo dire che comincia a essere abbastanza freddo. Anche Piepoli si mette la mantellina, si mette una giacca un po' più pesante, siamo ormai a 25 metri dal Gran Premio della Montagna. L'altitudine è ragguardevole, 2.236 metri sul livello del mare, mentre le Tre Cime di Lavaredo sono ancora più alte, 2.304, anche se, chiedo conferma a Beppe Conti, ai tempi di Toriani si arrivava ancora più su, circa 700-800 metri al rifugio Auronzo. È vero, le prime volte si arrivava su dove oggi c'è il quartier tappa lassù, e anche in l'ultima occasione mi parevamo sui 2.004, comunque insomma diciamo che anche 2.003 con quello che c'è nell'ultimo chilometro, negli ultimi due, direi che va decisamente bene. Adesso vedremo il ritardo della maglia rosa sul Giau. A te Davide. Come è andata giù la catena Parra, speriamo che non abbia conseguenze, adesso può sistemare il tutto, ma sì, tutto a posto perché gli era scesa la catena e adesso però per lui sarà un problema perché come vi dicevo in precedenza in discesa è una tartaruga. Radio Corsa, all'inizio del Giau avevano poco più di 3 minuti da recuperare Di Luca e compagni rispetto a Ricco, quindi ha guadagnato qualcosa, anzi ha guadagnato molto in quest'ultimo tratto Danilo Di Luca. L'ultimo rilevamento cronometrico parlava di 2 minuti e 40. Pensiamo abbia recuperato Di Luca grazie alla sua azione personale. Ma certamente, perché quando avevamo detto prima della sua frequenza di pedalata, lì aveva aumentato davvero molto il ritmo e anche adesso, guarda, sta procedendo molto bene, ha guadagnato sicuramente, anche se davanti sia Piepoli che Ricco sono saliti a un buon ritmo. Pancani,
E adesso si è leggermente attardato Schleck, che probabilmente sta aspettando l'ammiraglia, 400 metri, forse qualcosa meno per questi 5 al Gran Premio della Montagna. Cunego il primo a prepararsi per la discesa, dunque ad indossare la mantellina, anzi no, soltanto la parte senza maniche, più pesante però della maglia, sempre con Di Luca a scandire il ritmo. Ricordi, Beppe, Damiano Cunego del 2004, giù dal Tonale, faceva un freddo cane con la maglia rosa, non volle indossare niente. Incredibile, e vero. E non patì nemmeno sul Gavia. Certo, vero. Teniamo conto comunque che rispetto al Tonale qui ci sono un 400-500 metri in più e oggi fa freddo, più freddo di allora, ma in quell'occasione fu veramente straordinario. Adesso però è molto molto importante coprirsi in questa discesa verso Cortina. Per non far raffreddare i muscoli, Davide! Nella scia di Barra, che ha già perso una cinquantina di metri, è veramente impacciato, sta cercando di perdere il meno possibile. C'è una serie di tornanti, i due uomini della Semeduvalla con una cinquantina di metri, forse meno, nei confronti di Perez. Guappio, più staccato, Barra. Ormai i battistrada sono in discesa verso Pocol, mentre Savoldelli sta arrivando in vetta con un ritardo nell'ordine dei 50 secondi da Danilo Di Luca e dal suo compagno Mazzoleni. Ci sono anche Petrov e Pozzovivo con Savoldelli, quindi vedremo se Savoldelli riuscirà a recuperare questi 50 secondi in discesa. Ci fermiamo per qualche istante. Gilberto. Siamo in onda, cari telespettatori. Paolo Savoldelli, inquadrato dall'elicottero, stanno arrivando sul passo Giau, alcuni ritardatari tra i quali Stefano Garzelli, Samoilau, c'è anche Pacivile, c'è Marzio Bruseghin, quindi Di Luca, Cunego senza compagni di squadra, anche Simoni è senza, ma ne ha due in fuga. Certo, e sarà molto importante vedere cosa accadrà anche nel tratto d'avvicinamento all'ultimo ostacolo, a queste spettacolari tre cime, perché ci sono dei tratti di lieve discesa, di falsopiani verso il lago di Misurina quando si supera Cortina. Sarà molto importante tatticamente vedere come affronteranno quel tratto sia Di Luca sia Cunego. E adesso, mantenendo sempre un riquadro sulle immagini in diretta, andiamo a seguire questo servizio realizzato da Alessandra De Stefano su come si sia preparato Di Luca alla tappa odierna. Oggi non ha detto niente, l'ho visto un po' tranquillo, era silenzioso, quindi penso che stia pensando alla corsa di oggi. Ispirerai a Merzo o a Gimondi oggi? No, io spero di ispirarmi a Danilo Di Luca. A parte gli scherzi, cercherò di fare il massimo e so che comunque gli avversari sono molto agguerriti. Anch'io dalla mia parte, quindi cercheremo di fare il meglio. E ti rimproverano sempre che non sorridi, che hai sempre questa espressione tesissima. Io sono sempre sorrido spesso, ma non è che sorrido spesso, fa parte del mio carattere, ma non vuol dire che dentro sono triste, anzi. La tensione che cos'è per te, Danilo? Ma che cos'è? Sicuramente un... continuo a dire, si cerca di pensare di stare il più tranquilli possibili per abbatterla, magari sorrido poco. Da che cosa bisognerà difendersi oggi? Soprattutto, a parte dal freddo? Innanzitutto dal tempo e dal freddo, e poi da Simoni, penso che sia comunque lui il favorito. Da Simoni, Gilberto Simoni, che ieri l'abbiamo visto carico, in questi giorni sempre più in crescita. Ma lui sta sempre meglio, lo sapevamo già, lo sapevo già anch'io, quindi è l'uomo da battere. Con
con Nazareno Berto al ritrovo di partenza, il meccanico fidatissimo di Danilo Di Luca, un corridore cui non sarà facile togliere questa maglia rosa, perché se vale 8 lui sente di valere 10 e sta offrendo delle prestazioni assolutamente alte. Danilo Di Luca ormai sta pedalando da oltre 2500 chilometri da 2 settimane a questa parte. Lui ha sempre avuto la convinzione di poter vincere un Giro d'Italia e potrebbe essere questa la volta buona. Riccardo Riccò con Piepoli è vicino al cartello, meno 30 chilometri al traguardo. Il loro vantaggio è di 2 minuti e 40, mentre Paolo Savoldelli, che potremo vedere tra qualche istante dall'elicottero, non si è neppure indossato una mantellino o qualcosa di supplementare per coprirsi, perché vuole recuperare in discesa, lui che è un grandissimo discesista. Direi che varrebbe la pena restare un po' su di lui come immagini, perché quel che sa fare Savoldelli in discesa oggi nessuno è in grado di farlo. Direi che entra di diritto fra la storia dei più grandi discesisti di tutto il ciclismo, pensando a Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, lo stesso Francesco Moser, Italo Ziglioli, per fare degli esempi, ma lui è veramente spettacoloso. Ed è arrivato il dato cronometrico di Garzelli, il vincitore della tappa di ieri è alla deriva, sta perdendo 5 minuti dal gruppo maglia rosa, quindi giornata assolutamente negativa per Garzelli. Con queste immagini del bergamasco Savoldelli in discesa può partire la sigla. Giro all'arrivo, a più tardi. Julio Alberto Perez Quapio, corridore messicano della Panaria, e Ivan Ramiro Parra, colombiano della Cofidis, hanno guadagnato 5-6 minuti sui fuggitivi della prima ora. All'attacco c'era anche Paolo Bettini. Adesso sono rimasti in 4 e al traguardo mancano 30 chilometri. La maglia rosa ha cercato di limitare i danni con l'aiuto della propria squadra e poi ha preso personalmente in mano la situazione negli ultimi chilometri del passo Giau. Con le immagini siamo sempre su Paolo Savoldelli, che ha pagato caro lo scatto, l'allungo di Danilo Di Luca. Ha perso 50 secondi Savoldelli negli ultimi 3 chilometri del Giau. Questi i distacchi. Allora, testa della corsa con Riccò, Piepoli, Perez e Parra, anche se Riccò e Piepoli hanno allungato nel tratto in discesa. A 2.28 c'è la maglia rosa, Savoldelli a 3.21, Bruseghina a 4.29, Garzelli a 7.25. Con Danilo Di Luca ci sono Damiano Cunego, c'è Eddy Mazzoleni, c'è Schleck e c'è Gilberto Simoni. In postazione con noi Beppe Conti, inviato storico di Tutto Sport. Una tappa sulla carta straordinaria e un'interpretazione altrettanto bella e coraggiosa da parte della squadra di Algeri. È proprio di sì, sono stati loro ad infiammare ancora una volta questa giornata, questa tappa fantastica, molto bella, e che ci consentirà di vivere nel finale ancora forti emozioni, perché ripeto, la scalata finale alle Tre Cime è in grado di creare sorprese nei confronti di questi personaggi che è dal San Pellegrino, che sono che viaggiano a ritmi altissimi. Ci sono dei problemi adesso per le riprese mobili, quindi la nostra regia può mandare in onda il servizio del collega della sede RAI di Trento, Lorenzo Lucianer, sulle bellezze. Sono davvero tante quelle attraversate oggi dalla tappa del Giro, da Trento alle Tre Cime di Lavaredo. Piazza del Duomo a Trento, il cuore della città. Qui, dove comincia la fatica dei rocciatori, finisce quella degli scalatori del Giro d'Italia. E sarà una fatica estrema per questa 15ª tappa. Paolo Savoldelli l'abbiamo visto recuperare secondi dall'elicottero, questo è sempre il drappello maglia rosa, vedete Paolo Savoldelli è rientrato, ha guadagnato 50 secondi in 6 chilometri di discesa. Come si pensava, veramente straordinario, un indicesista incredibile, riuscire a guadagnare questo ritardo nei confronti di altri corridori che comunque andavano a velocità altissima è veramente straordinario, complimenti vivissimi. Pancani
Proprio adesso Sabaudelli si è ricongiunto al gruppetto della maglia rosa nel quale sono rientrati anche lo spagnolo Giuffre della Predictor e poi anche Arroyo che è stato il primo in pratica 500 metri dopo l'inizio della discesa a riagganciare il gruppetto della maglia rosa. Quasi tutta la discesa l'ha condotta Mazzoleni, l'altro uomo dell'Astana, il compagno di squadra di Sabaudelli. Allora, informazione per te Francesco e anche per Davide Cassani. Danilo Di Luca con questi atleti che vedete inquadrati hanno un ritardo di 3 minuti esatti su Piepoli, Riccò e Perez. Quindi vuol dire che Danilo Di Luca non ha voluto rischiare in discesa e ha perso 30 secondi dalla testa della corsa perché aveva 2 minuti e 30 sul Giao, adesso è salito 3 minuti in ritardo di Di Luca. Ma Di Luca sa che certamente questi distacchi muteranno quando si scaleranno le tre cime, quindi ha preferito evidentemente star tranquillo, si è coperto bene, ha mangiato in questa discesa perché sa che comunque non saranno più questioni di secondi quando verranno affrontate le tre cime di Lavaredo. Torniamo davanti con Davide Cassani. Mi sento male Davide, riproveremo tra poco, mi sembra di aver capito comunque che stanno per arrivare nell'abitato di Cortina e Battistrada. Francesco. Proprio come stavate dicendo, la preoccupazione maggiore di Danilo Di Luca nella discesa giù dal Passo Giau è stata quella di non prendere rischi. Sempre davanti Mazzoleni, sempre in seconda posizione Cunego, così per tutta la discesa con Schleck e Arroyo che si sono tenuti a debita distanza una decina di metri dagli altri uomini, proprio nel tratto in discesa. Te. E vedete, sono in tre, perché? Perché Ivan Ramiro Parra, così come ci aveva descritto Davide Cassani, in discesa proprio non riesce ad esprimerti. Non è un discesista alla Sabaudelli, ma nemmeno alla Simoni, e quindi perde nel tratto in discesa. Adesso è a una ventina di secondi da Piepoli, Riccò e Perez Quapio. Fortunatamente per lui, subito dopo Cortina d'Ampezzo ci sarà l'ascesa verso il passo Tre Croce e lì potrà recuperare il terreno perduto. D'altra parte la storia del ciclismo insegna, è piena di scalatori che perdevano tutto il vantaggio acquisito in salita, lo perdevano in discesa, anche personaggi come Federico Martin Bahamontes, non parliamo di Vicente Trueba, la pulce dei Pirenei, quindi diciamo che rientra nella tradizione dei grandi arrampicatori. Mi raccontava mio papà, che ha seguito 15 giri d'Italia, che c'era uno scalatore della provincia di Pavia formidabile, si chiamava Buratti, che però poi veniva praticamente raggiunto sempre in discesa proprio perché era leggerissimo e mentre gli altri si lanciavano a tutta lui non riusciva a mantenere il vantaggio. È vero, a metà degli anni 50, ricordo gli anni di Gaulo e Bahamonte, sì certo. Gruppo Maglia Rosa con il corridore della Predictor Lotto inquadrato di spalle, si tratta di Giuffre Pu. Davide, a te. Arrivati a Cortina, è finita la discesa, ti sento male Davide, riproviamo tra poco. Francesco. E noi siamo sempre con il gruppo della maglia rosa che sta per arrivare a Cortina con Paolo Sabaudelli che una volta di più si conferma davvero un fenomeno in discesa. Adesso sta pilotando Eddie Mazzoleni, hanno già preso una ventina di metri di vantaggio rispetto agli altri componenti questo gruppetto. In prima posizione ad inseguire i due della Astana adesso c'è Simoni esatto. È la località di montagna più celebre d'Italia, Cortina d'Ampezzo, con queste montagne maestose che la circondano, dalle Tofane al Falori e poco più in là dopo Misurina, le tre cime di Lavaredo. Ripetiamo, siamo in Veneto, in provincia di Belluno. È rientrato intanto Ivan Ramiro Parra e siamo con la telecamera alle spalle di Andy Schleck.
continua a sorprendere questo ragazzo del Lussemburgo, Beppe Conti. Davvero la grande rivelazione di questo Giro, un giovane di sicuro avvenire, di sicuro talento, però ribadisco ancora una volta, quel che sta facendo Riccardo Ricco è importantissimo anche per il futuro del Giro d'Italia e del ciclismo, perché non dimentichiamo che Ricco non ha effettuato, come quasi tutti, una preparazione specifica per il Giro. Ricco ha staccato personaggi come Vinokurov e Kloden alla Tirreno Adriatico a metà marzo e oggi è lì che sta risalendo posizioni in classifica e da 23 anni ed è al debutto al Giro d'Italia. Questo è molto importante per il futuro del nostro ciclismo. Continuano a cambiare le condizioni atmosferiche. Nell'arco di 3 ore pioggia, anche qualche fiocco di neve, sole, nuvoloso. Insomma, qui alle Tre Cime davvero il tempo cambia minuto dopo minuto. Mariano Piccoli, a te. E per dirti due cose. Una, che abbiamo visto Savoldelli scendere senza mantellina, senza niente, guadagnare 50 secondi. Invece Parra scendere con la mantellina aperta, perciò senza nessun beneficio per il freddo, e perdere il contatto dai primi. Invece per la corsa adesso inizierà il passo tre croci e i due uomini davanti della Sonnier Duval penso che aspettino a questo punto l'attacco di Simoni. Però adesso entriamo nel vivo a questa penultima salita. Non si è accontentato Paolo Savoldelli, non lo vediamo più nel gruppo Maglia Rosa, dunque c'è stato un attacco in discesa verso Cortina del Falco Bergamasco. Paolo Savoldelli, chiedo conferma a Pancani dalla moto. Sì, esatto, è proprio così, se ne sono andati Savoldelli e Mazzoleni, scusate, hanno preso già un discreto margine, anche se adesso stiamo entrando a Cortina e la strada torna a salire. Una gran bella discesa anche per Petrov della Tinkov, che sta per ricongiungersi al gruppetto Maglia Rosa, del quale, ripetiamo, non fanno più parte Savoldelli e Mazzoleni perché sono andati via in discesa. E hanno trovato per strada gli ex fuggitivi Fortunato Baliani e Rasmussen. Dunque, così come è accaduto ieri, Beppe Conti, il Falco riprova sempre per aiutare Mazzoleni. Alla grande, direi di sì, ma questa mossa ha due significati: aiutare Mazzoleni a risalire in classifica perché Bruseguin, Paciovilla e gli altri sono indietro, ma anche consentire allo stesso Mazzoleni di attaccare il Tre Croci e soprattutto le Tre Cime con un po' di vantaggio sugli scalatori puri, sullo stesso Di Luca, che non guasterebbe. Grandissimo Paolo Savoldelli, siamo nel centro storico di Cortina d'Ampezzo, che ha ospitato 50 anni fa le Olimpiadi invernali e che è candidata per l'organizzazione dei mondiali di sci del 2013. Traguardo volante Garibaldi, Perez Quappio, Piepoli e Ricco. Proviamo con Davide Cassani sperando che la linea sia buona. A te Davide. È cominciata da 500 metri la salita verso passo Tre Croci. Una valutazione, ho seguito a lungo questi quattro corridori e Piepoli ha mangiato molto di più di Riccardo Ricco. A dire la verità, Riccardo Ricco l'ho visto mangiare molto molto poco. Spero che si sia alimentato bene, spero che non soffra negli ultimi chilometri, perché questa è una tappa lunga e dura, i corridori sono a tutto già da tanti chilometri e quindi nell'ultima salita, sulla salita verso Tre Cimi di Lavaredo, potrebbero andare in crisi molti corridori. Il campanile di Cortina, questo è il gruppo Maglia Rosa con Andy Schleck, alla sinistra c'è Arroyo, con la maglia gialla c'è Yevgeny Petrov, il corridore a destra è Damiano Cunego, divisa blu e fucsia, questi è Gilberto Simoni e questi naturalmente è Danilo Di Luca con l'ex fuggitivo Josef Jufré Pu, corridore spagnolo della Predictor. Devono recuperare su Piepoli sempre un ritardo nell'ordine dei 3 minuti e scende la nebbia, cala la nebbia qui alle Tre Cime, nuvole basse, quindi ci saranno difficoltà di volo per i nostri elicotteri. È un finale da cardiopalma. Tanto Conti, per rendere ancora più dantesco questo traguardo alle Tre Cime, no? Perché veramente il rischio è che le nubi si stanno abbassando e che non si possa assistere bene a questa scalata finale, che sicuramente modificherà sia la classifica sia le gerarchie di questo Giro, anche se la maglia rosa di Luca è più che mai in grande spolvero. Davide. Comando
Niente. L'elicottero d'altronde deve trovare un'altra zona perché è molto complicato restare in volo con queste condizioni di visibilità. Pensate, Savoldelli in 5 km di discesa da Pocò alla Cortina ha guadagnato 30 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Strepitoso Paolo Savoldelli, sta pilotando Mazzoleni che è nono in classifica generale a 3 minuti e 15 secondi. Pancani, a te. Come avevamo preannunciato prima, è rientrato anche Petrov nel gruppetto della Maglia Rosa. Adesso proveremo a fare uno stop cronometrico per vedere il nuovo vantaggio di Savoldelli e Mazzoleni nei confronti della gruppetta della Maglia Rosa. Si è staccato adesso Savoldelli, evidentemente esausto, già aveva sofferto tanto sul Giau, ha dato tutto quel che poteva nel tratto in discesa, adesso a Mazzoleni ha detto vai caro amico, io quel che potevo l'ho fatto. Ma è una mossa molto bella perché Mazzoleni potrebbe patire le pendenze che ci sono arrivando alle tre cime e intanto guadagna del terreno prezioso nei confronti di chi è uno scattista in salita come Cunego e come Di Luca. E continua ad andare come un trattorino di montagna Leonardo Piepoli. Davide, fermati qua. Sei in onda, Davide. Sta cominciando a piovere, sta cominciando a cadere qualche goccia di pioggia. Aia. Finale dantesco? Finale davvero tremendo, spettacolare, e speriamo di riuscire a viverlo, nubi permettendo, fin sul traguardo, perché sicuramente ne vedremo delle belle. 20 chilometri al traguardo per Piepoli. Maglia verde, Riccardo Riccò, divisa gialla della Sonia Duval, Parrapinto, maglia rossa della Cofidis e con loro il messicano Julio Alberto Perez Quapio. Questi è Etti Mazzoleni che prova ad avvantaggiarsi nella salita Passo Tre Croci. È una salita di 8 chilometri, pendenza media del 7%, pendenza massima del 12%. In cima al Tre Croci già c'è un forte raggruppamento di pubblico, abbiamo visto tifosi di Bruseghin, da Fadalto, i tifosi di Tosatto, da Riese Pio X, sono venuti dalla Toscana per Nibali, sono venuti dalla provincia di Verona per Caucchioli e tantissimi club pantani ancora presenti sulle strade del Giro. È incredibile la schiera di camper, il parcheggio dei camper sembrava di essere all'Alpe d'Huez o su una montagna del Tour de France, veramente una cosa impressionante. Come hai detto giustamente tu, Pantani presente sempre nel cuore di tutti, ogni montagna ha un ricordo di Pantani. Francesco, a te. 1 minuto e 15 secondi il vantaggio di Eddie Mazzoleni sul gruppetto della Maglia Rosa. Adesso c'è proprio Danilo Di Luca a fare l'andatura alle sue spalle, sempre Andy Schleck, davvero un grandissimo lavoro quello di Paolo Savoldelli per il suo compagno di squadra, partito come gregario e adesso diventato il capitano, possiamo dire, della Stana. 1 e 15 il vantaggio di Mazzoleni sul gruppetto di Di Luca. È un finale da seguire con grandissima emozione. Mazzoleni dunque pilotato prima da Savoldelli in discesa, cerca di avvantaggiarsi sul Tre Croci prima di affrontare le tre cime di Lavaredo. Davide, un flash che poi dobbiamo andare in pubblicità. 1 minuto e 50 in ritardo di Eddie Mazzoleni. Vediamo quanto ha di ritardo adesso Danilo Di Luca. Eddie Mazzoleni sta facendo qualcosa di ragguardevole. Il ritmo del gruppo Maglia Rosa adesso sembra essere più calmo, sempre trattandosi di una tappa durissima e di un tratto in salita. C'è Di Luca che ha colloquiato con Zanatta dall'ammiraglia, questi è Arroyo, poi Giuffre, c'è Schleck e c'è Yevgeny Petrov. Sta andando bene in questo Giro d'Italia il russo che è stato due volte campione del mondo tra i dilettanti. Vediamo quanto hanno di ritardo Di Luca e Simoni e Cunego da Riccò.
Hanno perso ancora, Beppe. Eh sì, perché davanti continuano a scandire un buon ritmo e Di Luca però è andato saggiamente a parlare all'ammiraglia a vedere come si sta comportando Simoni laggiù in fondo, perché teme di essere preso in contropiede. Questa è una zona di mezzo in vista poi dell'arrampicata finale e non vuole scandire lui il ritmo e farsi poi beccare in contropiede da Simoni o da chi eventualmente qualcun altro tentasse di scattare all'attacco dell'erta finale. 3 minuti e 14, quindi hanno perso altri 15 secondi in questo primo tratto di salita verso il Tre Croci. Ci fermiamo per un minuto e poi saremo di nuovo con voi. I telespettatori, è una tappa bellissima questa dolomitica da Trento alle Tre Cime di Lavaredo. Un attacco da lontano di Riccardo Riccò, eccolo inquadrato, il corridore modenese di Formigine. Accanto a lui, sempre presente, attivo, formidabile, Leonardo Piepoli. Eccolo il trullo di Alberobello, poi Parra, il colombiano della Cofidis, e il messicano Julio Alberto Perez Quapio. Hanno un vantaggio di circa 2 minuti su Eddy Mazzoleni, che si è sganciato nel tratto in discesa verso Cortina assieme a Savoldelli. Poi Mazzoleni è rimasto da solo verso il Tre Croci. Eccolo qua Eddy Mazzoleni, 1:45, ultimo dato cronometrico che lo riguarda. Il gruppo maglia rosa è segnalato a 3:14. C'è stato anche nel momento in cui mandavamo la pubblicità un timido tentativo di Andy Schleck, che ha provato ad uscire dal gruppo maglia rosa. Pancani, a te. Ci sei, Francesco? Allora, al gruppetto della maglia rosa si sono aggiunti altri 2 corridori. Si tratta della coppia della Panaria, Sella e Pozzovivo. Poi ci sono sempre Cunego, Simoni, Schleck, Arroyo, Giuffre Pu con Di Luca, sempre a fare l'andatura, e c'è anche Petrov. E adesso sta correndo veramente da padrone Danilo Di Luca, e sui pedali continua a voltarsi come a voler sfidare gli avversari, come a voler dire loro: bene, io sono qui, voi cosa avete intenzione di fare? Esatto, però purtroppo nessuno va a scandire il ritmo a fianco di Di Luca. Lui sta continuando a guardare Simoni perché teme la stoccata di Simoni, ma temo che stiano perdendo terreno per come sta procedendo questo gruppo. In effetti Mazzoleni sembra abbia una pedalata molto più potente rispetto a questi atleti. Cunego, al pari di Simoni, è tutta la tappa che sta correndo di rimessa. Vedete Gilberto Simoni adesso va a consegnare la mantellina all'ammiraglia, quindi non è un momento di difficoltà, ma solamente passa l'ammiraglia, e notate che non è stato spinto nemmeno per un metro. Di solito in questi casi si fa la classica retro pussette. Pensate che signorilità. Signorilità, certo. Gilberto, certo. Simoni a 36 anni e da sempre sul podio di questo Giro d'Italia, che cercava quest'anno la terza vittoria, ma diciamolo francamente, neppure Coppi, Bartali e Magni a 36 anni hanno vinto un Giro. Sarebbe stato il più vecchio vincitore del Giro già, certo, l'anno scorso, figuriamoci quest'anno, certo. Ma dovrà fare i conti con Danilo Di Luca, con un corridore che non dico potrebbe essere suo figlio, ma quasi, ovvero Andy Schleck, classe 1985. Simone è del 71, Schleck è dell'85, ci sono almeno 2 generazioni ciclistiche di differenza. È incredibile davvero la rivelazione di questo Andy Schleck, che in tanti già pregustavano in Lussemburgo. Questo è veramente un fenomeno, un ragazzo del quale sentiremo parlare presto a livelli altissimi. Resterei con Nazareno Balani su Eddy Mazzoleni, perché Eddy Mazzoleni nell'ultimo chilometro ha guadagnato altri 10 secondi sulla testa della corsa e adesso è segnalato a 1:25 da Riccò, Piepoli, Parra e Perez Quapio. Siamo su Eddy Mazzoleni. Notate con che determinazione stia scalando il Tre Croci. Mariano Piccoli, a te. Per dirti che Mazzoleni sta guadagnando tantissimo, adesso è 1:10 dai primi 4. Addirittura 1:10? Sì, adesso a questo momento è 1:10, perciò sta andando su fortissimo. Adesso penso che Di Luca si metta davanti e fa un ritmo buono, perché sennò perde troppo tempo sia da Riccò sia da Mazzoleni. Davide, ci sei?
Ho visto un Eddy Mazzoleni che sta andando decisamente più forte rispetto a tutti gli altri. L'ho seguito per qualche centinaio di metri ed è impressionante. Lo ha affiancato l'ammiraglia, il direttore sportivo gli ha passato degli zuccheri e dell'acqua, mentre adesso qui al comando comincia ad affiorare la fatica, non è più altissimo il ritmo. Piepoli continua ad assumere zuccheri. Secondo me nell'ultima salita può succedere veramente di tutto, perché la fatica, perché chi non si è alimentato bene sicuramente pagherà negli ultimi chilometri. Eddy Mazzoleni viene da Palazzago, provincia di Bergamo, ha 33 anni e mezzo, è nato nel luglio del 73, professionista dal 95. Ha mangiato pane e ciclismo sin da quando era bambino e i suoi genitori l'hanno chiamato Eddy proprio perché fosse un omaggio al mitico Eddy Merckx. Mentre qualcosa presto dovrà succedere anche dal gruppo Magliaroso, visto degli strani movimenti. Parte Arroyo, a te Pancani. Un po' tutti i corridori del gruppetto della Maglia Rosa si sono fermati, si sono lasciati sfilare dagli altri per avvicinarsi alla propria ammiraglia, per consegnare le mantelline, sì, ma anche per avere indicazioni, approfittando di quel tratto della salita ancora non durissimo. Stiamo avanzando per prendere poi il tempo con Mazzoleni e vedere il suo vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Te lo do io il vantaggio, a 3 km dal Gran Premio della Montagna, Mazzoleni a 2 minuti e 20 sulla Maglia Rosa. Dunque Mazzoleni, che aveva 3.15 in classifica generale, è virtualmente secondo in classifica generale adesso, e tutto, così come ha detto e ribadito Davide Cassani, potrà succedere sull'erta finale, le tre cime di Lavaredo. Davide, a te. 2 chilometri al Gran Premio della Montagna, adesso la salita diventa leggermente più facile. A te la linea. Sei sempre con Mazzoleni, Davide? No, adesso sono ritornato sui 4 uomini al comando. Cambi regolari tra Piepoli e Ricò? Sì, sono molto regolari e mi sembra che Piepoli stia leggermente meglio di Ricò. Si mantiene in ultima posizione per Squappio, molto agile la sua azione, mi sembra che anche lui stia ancora bene. Però ce lo puoi confermare, Davide, per Squappio e Parra hanno dato pochissimi cambi ai due ragazzi della Sonier. Sì, hanno tirato pochissimo, stanno cercando di sfruttare il lavoro dei due uomini della Sonier Duval, stanno cercando di vincere la tappa. Parra e Perescoppio hanno faticato anche in discesa, perché già sul passo San Pellegrino avevano causato ritardo di 30-40 secondi, poi sono riusciti a rientrare, mentre scendendo dalla Giau hanno avuto qualche difficoltà in meno perché la strada era in alcuni tratti asciutta. Questa che vedete è la composizione del gruppo Maglia Rosa, non è segnalato Di Luca, ma Di Luca è la Maglia Rosa, quindi con lui ci sono Simoni, c'è Cunego, c'è Sella, c'è Pozzovivo, c'è Petrov, c'è Arroyo e c'è Andy Schleck. Pancani. 1.20 intanto il vantaggio di Eddy Mazzoleni nei confronti di Rasmussen, e ancora non si vede il gruppetto della Maglia Rosa, dunque a più tardi per darti il distacco del plotoncino con tutti i migliori di Luca, Simoni, Cunego, Schleck rispetto a Mazzoleni. A te. Grazie, siamo tornati sulla testa della corsa. Intanto il gruppetto di Di Luca è andato a raggiungere Savoldelli, che in pratica si era rialzato. Importantissimo il lavoro di Savoldelli per favorire l'attacco di Mazzoleni. Ma direi che intanto è bello vedere cosa sta facendo Di Luca, perché è un momento molto delicato per lui sul piano nervoso. Adesso, prima abbiamo visto le immagini, ha sollecitato i compagni d'avventura a tirare un po', dicendo loro probabilmente che sono in gioco anche i piazzamenti, perché Mazzoleni è ormai risalito quasi al secondo posto, quindi lui sta cercando alleati per poter tornare sotto Mazzoleni. Davide. Allora, in questo momento ha un minuto di ritardo Eddy Mazzoleni. Sta andando fortissimo, un minuto di ritardo quando mancano poco più di un chilometro al Gran Premio della Montagna.
Mamma mia, quanto ha guadagnato Mazzoleni, ha guadagnato circa un minuto e mezzo tra discesa e salita del Tre Croci. Francesco. Mazzoleni ha un vantaggio di 2 minuti e 24 secondi nei confronti del gruppetto della Maglia Rosa, del gruppetto di Luca. Se continuerà con questo ritmo Eddie Mazzoleni potrebbe rappresentare la vera grande sorpresa di questo Giro d'Italia. Testa della corsa con un grande Riccardo Riccò. Per coloro che si fossero messi in ascolto e in visione da pochi minuti, ricordiamo che l'attacco di Riccò e Piepoli con Parra e Perez Quapio è scaturito quando mancavano 99 chilometri al traguardo. Erano scattati questi atleti sul passo San Pellegrino. Ecco Mazzoleni, che invece è stato aiutato Savoldelli in vista di Cortina e poi ha fatto la differenza sul Tre Croci. Mazzoleni segnalato a 55 secondi dalla testa della corsa. Piccoli, a te Mariano. Sì, per dirti che adesso Di Luca ha preso in mano la situazione, lui sta già tirando il gruppo di Simoni, di Cunego e di Schleck. E a questo punto Mazzoleni diventa un avversario in più per questa classifica del Giro d'Italia. Staremo a vedere se qualcuno si muove da dietro, però penso che Mazzoleni possa addirittura anche vincere questa tappa oggi. Non sarà facile recuperare un minuto perché là davanti ci sono fior di corridori. Pancani. Ripreso e superato Baliani, adesso è Schleck nel gruppetto della Maglia Rosa che sta facendo l'andatura, già superato il cartello che indica i 2 chilometri al Gran Premio della Montagna, e per ora di questi uomini nessuno si muove, nessuno sta prendendo l'iniziativa. La cima del passo Tre Croci è posta a 14 chilometri dal traguardo, dopodiché si passerà per Misurina con l'omonimo lago e quindi l'erta finale. Andy Schleck, questi è Riccardo Riccò. Direi che adesso provi nel tratto più difficile per Mazzoleni, dal Tre Croci per arrivare sino all'erta finale, perché è da solo e qui ci sono tratti in salita, discesa, un po' di falso piano, e qui per lui tutto solo sarà molto impegnativo questo tratto, pensando a quel che dovrà dare poi in quei 4 chilometri finale nei confronti di chi invece riesce almeno a variare un po' il ritmo, come sta accadendo al gruppetto di Di Luca. È arrivata anche l'ammiraglia della Astana, non so se ci sia Mario Kummer o Fidanza a bordo della vettura ufficiale di questa formazione del Kazakistan, anche se è di affiliazione svizzera. Il nome Astana non è altro che il nome della capitale del Kazakistan, una squadra voluta dal governo kazako per premiare Aleksandr Vinokurov, che è lo sportivo più famoso di questo stato dell'ex Unione Sovietica. Eddie Mazzoleni, una vita da gregario, io ricordo una sua vittoria in solitaria al Giro del Veneto, molto forte in salita, un po' meno a cronometro, oggi ha la grande occasione, è già da qualche giorno che veste i panni del capitano Mazzoleni. Un finale di giro straordinario per lui, come hai detto bene, avendo fatto per tanti anni il gregario, maturato tantissima esperienza e la sta mettendo a frutto. Ridiamo il benvenuto al comandante Gianni Bugno, collegato con noi dall'elicottero. Gianni! Mi sento forte e chiaro adesso. Visibilità, condizioni del tempo? Ma il tempo qua sta passando le nubi, comunque siamo in cima al passo Tre Croci e pensiamo di continuare per le trecine di Lavaredo. Le tue emozioni nel seguire un Giro d'Italia dall'elicottero, tu che lo vincesti restando in maglia rosa dal primo all'ultimo giorno 17 anni fa. Puoi ripetere che non tocca tanto bene? No, le tue emozioni, le tue sensazioni di seguire il Giro dall'alto e non in bicicletta. È sempre una grandissima emozione, perché è sempre stato un sogno che avevo fin da quando ero piccolo. Adesso siamo in cima sull'elicottero a vedere questa meravigliosa tappa fatta da grandissimi corridori. Danilo Di Luca mi sembra ancora tonico. E sta parlando, però ho visto che parlava anche con Schleck, con Jon Schleck, e sta sollecitando qualche cambio, perché adesso siamo in questa linea, in questa zona di mezzo, e lui ha bisogno di poter respirare in attesa di questa scalata finale. Non lo sento più.
Francesco. Allora, meno di un chilometro al Gran Premio della Montagna per il gruppetto della Maglia Rosa. Ha provato uno scatto Danilo Di Luca in una fase davvero molto interessante, perché la Maglia Rosa sulla destra della strada, sulla sinistra invece Gilberto Simoni. Si sono guardati a lungo i due, poi ha provato con uno scatto giusto per assaggiare le condizioni degli avversari Danilo Di Luca. Difficile a mio avviso che Schleck possa dare dei cambi, l'abbiamo visto parlare più volte con la radiolina, con la sua ammiraglia. La sensazione che appunto l'ammiraglia della CSC all'Angalopen stia dicendo al suo pupillo per il momento di restare lì a ruota. Te auguro. Beh, un Giro d'Italia di altissimo livello per Andy Schleck, semi sconosciuto al grande pubblico fino all'inizio di questa manifestazione, e giorno dopo giorno sta dimostrando carattere, competitività, autorevolezza. Ha provato anche uno scatto verso Genova, verso il santuario di Nostra Signora della Guardia, è arrivato terzo, si è sempre mantenuto a ruota dei migliori. Non si può chiedere di più a un giovane atleta che, ripetiamo, non ha ancora compiuto 22 anni. Questo è il tratto finale del Tre Croce, già transitato in cima a Eddy Mazzoleni, già da 1:20. Quindi Eddy Mazzoleni, al termine di questa tappa, se non andrà in crisi sulle tre cime di Lavaredo, potrebbe guadagnare diverse posizioni in classifica generale. Gianni Bugno! Ci sei, Gianni? Sì, ti sento. Allora, dalla tua posizione privilegiata, chi vedi pedalare meglio? Io ho visto Di Luca molto attivo, sta controllando molto bene la corsa. Simoni sulle difensive, anche perché ha due compagni davanti. Staremo a vedere sulle tre cime di Lavaredo, sarà quella che deciderà la classifica. Attenzione Schleck, che oltre ad essere forte in salita potrebbe essere anche il più forte a cronometro, quindi decidere l'ultima tappa. Quindi quelli che ambiscono a vincere il Giro d'Italia devono distanziare il più possibile Schleck. Grazie Gianni, ci risentiamo tra qualche minuto, quando questi eroi delle due ruote affronteranno l'erta più attesa, le tre cime di Lavaredo. 2300 metri d'altitudine. Davide, a te. Quasi in fondo a quel breve tratto di discesa, fa abbastanza freddo e ha cominciato a piovere. Notoriamente Piepoli soffre queste temperature, mi auguro che non si sia fatto prendere dal freddo in questa discesa, dove si può scendere ai 60-70 all'ora. Non si è messo la mantellina, vuol dire che per adesso il freddo non lo sente. Mentre nell'ultimo tratto del passo Tre Croci Mazzolini era un po' in difficoltà, ha perso qualche secondo nell'ultimo tratto di salita, mentre l'azione dei quattro al comando era ancora molto molto brillante. Abbiamo i passaggi sul Tre Croci, Radio Corsa, a lei. Ecco i passaggi al Gran Premio della Montagna di Passo Tre Croci. Nel gruppetto di battistrada, nell'ordine, Piepoli, Riccò, Perez Quapio e Parrapinto. Il ritardo di Mazzoleni era di 1:20 allo scollinamento, mentre troviamo Rasmussen a 2:47. Il gruppetto di Luca della Maglia Rosa è transitato a 4 minuti. 4 minuti. Quindi 2:40 sta guadagnando Mazzoleni, attenzione, 2:40 sta guadagnando e ne ha 3:15 da recuperare in classifica generale. Riccardo Riccò sempre sui pedali, Davide. Chilometri alla conclusione, sta andando fortissimo, adesso Perez, Quapio e Parra hanno 2 metri di ritardo, è continuamente alla ricerca della velocità, aumenta sempre, vedete adesso un rapporto molto agile per lui, non sembra che per il momento sentano la fatica, anche se adesso Piepoli ha un rapporto molto molto lungo, siamo in un tratto in salita. E tra poco si arriverà a Misurina, sempre nel comprensorio di Auronzo di Cadore, tra l'altro a Pieve di Cadore nacque un grandissimo artista, Tiziano Vecellio, e a settembre
ci sarà una mostra che durerà 6 mesi a Belluno, una mostra personale di Tiziano Vecellio, che era originario di queste parti. Sta tentando l'impresa Eddie Mazzoleni, Beppe Conti. Direi di sì, ma in un momento molto delle attenzioni, intanto che Parra sta cercando di staccare gli altri tre. Ivan Ramiro Parra, andiamo da Cassani. Sì, è partito Parra, anche se tra 100 metri la salita terminerà, perché ci comincerà un tratto pianeggiante, quindi secondo me verrà raggiunto Parra. Si è portato all'inseguimento Piepoli con Ricco, che ha parlottato con Perez Quappio. Adesso comincia un tratto pianeggiante, l'ultimo. Lasciamo sempre una nostra telecamera su Eddie Mazzoleni, perché qui c'è in ballo addirittura la maglia rosa, cari telespettatori. Se Di Luca non riuscirà a recuperare sul bergamasco nel tratto finale, potremmo assistere davvero a una delle più grandi sorprese nella storia di questa manifestazione. Eddie Mazzoleni è sempre stato un buon corridore, ma quello che sta facendo oggi è qualcosa di superiore nella sua ormai decennale attività professionistica. Superiore alle attese e a tutto quello che pensavamo noi commentando queste tappe. Però io penso che per l'ennesima volta tutto quel che sta accadendo adesso non sia decisivo. Saranno quei 4 chilometri finali di scalata a rivoluzionare le carte, perché presenta delle pendenze estremamente difficili. Questi ragazzi sono allo scoperto e stanno lottando dal passo San Pellegrino. In quei 4 chilometri può accadere di tutto. Non so se ricordi, nella storia del ciclismo, a questo punto, quando c'era GB Baronchelli che andava verso una maglia rosa virtuale contro Eddy Merckx, e poi in un chilometro Merckx tornò padrone del giro, lo vinse comunque per soli 12 secondi. Io credo che in quei 4 chilometri potrà accadere di tutto e cambieranno le cose. In quell'ultimo chilometro Eddy Merckx perse un paio d'anni di vita, ma vinse il giro. Esatto. A te Pancani. Siamo nel tratto in discesa dopo il Gran Premio della Montagna di Passo Tre Croci. Ti confermo quanto ti stava dicendo Davide Cassani, adesso sta piovendo e anche piuttosto forte, dunque non stanno affrontando a tutta la discesa i corridori del gruppetto della Maglia Rosa. Sono in tre quelli della Panaria, perché oltre a Sella e Pozzovivo si è riagganciato anche Baliani. Adesso è Schleck a fare l'andatura per la prima volta, probabilmente Danilo Di Luca è a ruota. Dobbiamo dire che Danilo Di Luca, una volta persi uno dopo l'altro tutti i suoi compagni di squadra, davvero si è preso la responsabilità da solo, perché non ha mai avuto cambi di difendere questa maglia di leader. E per la prima volta dall'inizio di questa frazione Damiano Cunego è in testa al gruppetto di Danilo Di Luca, ha dato qualche cambio anche lui. Vedete in tempo reale il ritardo di questo trappello dal passaggio di Ricco e Piepoli, mentre Mazzoleni era transitato a 1.24, quindi siamo già oltre 2.40. Ha guadagnato ancora Mazzoleni e hanno guadagnato anche Piepoli e Ricco. Che finale! È un momento molto delicato strategicamente per Di Luca. Vedi, non gli danno collaborazione. Cunego è passato per 50 metri, forse nemmeno tirare. Prima Andy Schleck gli ha dato una mano, ma lasciano fare tutto lui nella speranza di coglierlo in contropiede su questa salita finale. Lui giustamente non può scandire un ritmo troppo elevato, perché poi c'è la scalata conclusiva. Al momento, cari telespettatori, Mazzoleni è a 3 secondi dalla maglia rosa virtuale, soli 3 secondi per Eddie Mazzoleni dalla maglia rosa di Danilo Di Luca. Breve pausa per noi. In onda, meno di 10 chilometri dal traguardo anche per il gruppo Maglia Rosa. Andiamo da Pancani, Francesco. Per ricordarti la composizione del gruppetto Maglia Rosa, che adesso sta transitando al cartello che indica 9 chilometri al traguardo. Dunque con Di Luca ci sono Cunego, Schleck, Savoldelli, Simoni, Arroyo, Petrov e i tre della Panaria, ricordiamoli, che sono Baliani, Sella e Pozzovivo. A te. Davide. Siamo a 7 chilometri dall'arrivo, è cominciata la salita.
Parte Riccò, Riccardo Riccò. 7 chilometri ancora per lui, con pendenze tra l'8 e il 18%. Riccardo Riccò è in fuga da oltre 90 chilometri e ha ancora le forze per scattare. Lo dicevamo, ti ricordi bene quando no, eravamo no, su No, non va bene, non bisogna spingere i corridori, non bisogna spingere i corridori. Già 40 anni fa una tappa qui sulle Tre Cime di Lavaredo era stata poi annullata per le spinte. Lo so, ci sono decine di migliaia di persone, la voglia c'è di aiutare questi ragazzi, ma non bisogna spingere i corridori. Va bene quelli che hanno mezz'ora di ritardo, loro si possono spingere, quelli che stanno davanti no. Doveroso, doveroso, ricordo, ma dicevo, eravamo sul Giao, ti ricordi, mi sembrava veramente che fosse in condizione splendida Riccò, e lo sta dimostrando. Attenti perché può essere lui il protagonista di questa scalata finale. Riccardo Riccò sta facendo il vuoto ancora, 6,5 chilometri, primo tratto duro. Qui le pendenze arrivano a sfiorare il 14-15%, poi ci sarà un tratto morbido, anzi una leggera discesa di 1 chilometro in località Ponte, e dopo la strada si inerpicherà nuovamente, durissima. Riccardo Riccò ha lasciato la compagnia di Piepoli, Perez, Quapio e Parra. Davide, difficoltà, ha perso una decina di metri nei confronti di Piepoli e Parra. Qui è uno strappo durissimo, un muro vero e proprio, ancora 6 chilometri al traguardo. Adesso Riccò si è seduto, è partito appena è cominciata la salita dura, è partito forse troppo forte. Comunque adesso il suo vantaggio è di 15 secondi nei confronti di Parra, Piepoli e Perez Quapio, che è riuscito ad accodarsi di nuovo ai corridori. Riccò in classifica generale è a 6 minuti e 50 da Danilo Di Luca. All'inizio della salita aveva 4 minuti e mezzo. Questo è il lago di Misurina, linea d'Andrea Fusco. Mauro, intanto buonasera a voi tutti, anche per farvi capire il freddo che c'è qui all'arrivo. Guardate Candido Cannavò e Gigi Sgarbozza, un po' più di dignità da parte di Marino Bartoletti. A proposito dei protagonisti, al di là di quello che accadrà oggi, avremo due grandi protagonisti del passato, Gianni Motta ed Eddy Merckx, che ha confermato la sua partecipazione al processo. A più tardi. Vedete, Riccardo Riccò non è riuscito a guadagnare tantissimo. Il gruppo Maglia Rosa sta transitando accanto al lago di Misurina, dove c'è un importantissimo centro per la riabilitazione di tutti i bambini malati di asma. Si chiama Centro Pio XII, che abbiamo visto qualche istante fa dall'elicottero. Vengono da tutta Europa per curare l'asma qui al lago di Misurina. Davide, a te. È terminato il primo tratto, è stato raggiunto Riccardo Riccò, adesso c'è un breve tratto in discesa. Vi dicevo, partito forse troppo presto, forse troppo forte Riccardo Riccò, sta di fatto che adesso si è portato di nuovo al comando Piepoli. Piepoli, Perez, Quapio, Parra e Riccò da oltre 90 chilometri stanno comandando questo tappone dolomitico, e comincia la salita anche per il gruppo Maglia Rosa. Siamo tornati su Eddy Mazzoleni, il bergamasco. Mariano, a te. Sì, adesso mi aspetto un attacco dai Piepoli, perché Riccò non è riuscito a fare il vuoto. Adesso sulla prossima rampa penso che Piepoli dia un altro attacco deciso per vincere la tappa. Adesso dietro vediamo Mazzoleni, sta salendo sempre bene. Adesso vediamo il gruppo Maglia Rosa chi si muove per primo. Attenzione, cari telespettatori, all'imbocco della salita finale Mazzoleni e Maglia Rosa virtuale, perché ha 3,5 minuti di vantaggio su Di Luca e in classifica ne aveva 3,15 da recuperare. Beppe Conti. E sta procedendo con un'agilità incredibile in salita, doveva essere il suo punto debole, ma attenti perché a questo punto ci sarà la reazione di Di Luca, evidentemente lo hanno avvertito, e comincerà adesso il testa a testa finale, Riccò, Piepoli, Mazzoleni e Di Luca con Cunego e gli altri. 5 chilometri al traguardo per Piepoli, Riccò, Perez Quapio e Ibarra Miro Parra.
qui siamo nel tratto in discesa, qui si paga il pedaggio normalmente per transitare verso le tre cime di Lavaredo, 15 euro per ammirare questo spettacolo della natura, e ci dicono gli amici di Auronzo di Cadore che sia il principale introito di questo piccolo paese della provincia di Belluno. Davide, a te. Quasi 4 chilometri alla conclusione, sono gli ultimi metri in leggerissima discesa, la salita finale, l'ultimo muro è 3800 metri e sarà un inferno. Pancani, a te. Abbiamo lasciato con il gruppetto della Maglia Rosa il lago di Misurina, anche per questi uomini è cominciato il primo tratto in salita con Di Luca, che ha fatto anche nella fase in falso piano, ha sempre fatto lui, l'andatura è a questo punto davvero problematico considerando che nessuno gli dà cambi che possa reggere con questo ritmo. Intanto Baliani, Pozzovivo, Petrov e Sella, così nell'ordine, hanno perso contatto. A te. Suddivisione dello schermo, a sinistra la testa della corsa, al centro Mazzoleni che è maglia rosa virtuale, sta transitando là dove si paga il pedaggio, a destra Danilo Di Luca con Arroyo che sta perdendo contatto. Davide. Cominciano gli ultimi 3800 metri, ecco, sono quelli più duri, quattro corridori appaiati adesso qui. Rapporti agili, è Perez Quapio che si porta al comando con Riccardo Ricò, Parra e Piepoli in ultima posizione. Non vorremmo che Riccardo Ricò avesse speso troppo scattando a 7 km dall'arrivo. Beppe Conti. Hai ragione, probabilmente non conosceva bene, non so se è venuto con Simoni in ricognizione su questa salita, magari pensava che fosse già quella l'erta finale, però mi dà l'impressione di essersi ripreso bene. Perez, Quapio e Piepoli sono due scalatori puri, ma anche Ricò non scherza, il problema per lui è la distanza. Siamo entrati nella terza settimana di Giro d'Italia e c'è questo ragazzo di 23 anni, Riccardo Ricò, che ha sferrato un attacco da lontano. C'è Andy Schleck, 22enne lussemburghese, che rimane al fianco di Danilo Di Luca, e c'è un esperto corridore bergamasco che sta tentando l'impresa della vita. Eccolo qua, Mazzoleni, a te Pancani. Sempre con Di Luca che è sempre a fare l'andatura, in pratica il confronto, il testa a testa più atteso tra gli uomini più in vista di questa Gira d'Italia, e adesso, vale a dire, con Di Luca, Schleck, Simoni, Cunego, e in questo gruppetto fa sempre parte anche Paolo Savoldelli, così importante, così prezioso nel pilotare, nel avviare l'attacco di Mazzoleni. A te. Gianni Bugno dall'elicottero. Noi siamo sempre sopra la maglia rosa, c'è sempre Di Luca che sta scadendo il ritmo, cercando di difendere la sua maglia rosa. Savoldelli sta facendo un grandissimo numero, se riesce nell'impresa è stato un grande, perché ha dimostrato sia in discesa che in salita da fortissimo, in special modo in questa tappa che non era certamente adatto al più le sue caratteristiche, ma più agli altri che lo stanno inseguendo. Ha davvero davanti la realizzazione di qualcosa che sembrava impossibile, Eddy Mazzoleni, ma anche se non dovesse andare ad indossare la maglia rosa rimane un'azione strepitosa, prima per merito di Savoldelli e poi per merito di questo atleta di Palazzago bergamasco. Davide, a te. Già il rapporto più agile per Riccardo Ricò, 39-27, qui le pendenze sono intorno al 15%, adesso i quattro sono tornati assieme con Perez Quapio che sta per essere affiancato da Riccardo Ricò, si mantiene in ultima posizione Piepoli, controlla, guarda che rapporto sta usando, mi sembra che sia ancora discretamente buona l'azione di Piepoli, ma... Quanto manca alla vetta, Davide? 3 chilometri in questo momento, 3 chilometri. E guardate, Mazzoleni ha guadagnato rispetto a Piepoli, Ricò, Parra e Perez Quapio, altri 15 secondi. Pancani. Meno di 5 chilometri invece per il gruppetto di Luca, adesso siamo in un tratto in discesa, uno dei rarissimi cambi di cui può disporre Di Luca, adesso davanti c'è Schleck di questo gruppo, ricordiamo fa parte oltre a Savoldelli anche Arroyo.
Beppe Conti. Ma direi che Ricosta comunque salvandosi dopo quell'attacco vuoto, per Squapio punta la vittoria di giornata. Incredibile Bazzoleni per come procede in agilità su pendenze così difficili. Adesso vedremo Di Luca se riuscirà a salvare il suo giro in questi ultimi 3 chilometri. Davide. È uguale la situazione, mancano adesso 2 chilometri e 700 metri. Molto adesso dà il cambio Perez, Quapio, anche Riccardo Ricosta cercando di guardare negli occhi Peara e Perez Quapio. Guardate, guardate che roba, nessuno adesso riesce a prendere l'iniziativa, sempre molto agile Ricco che continua a guardare Parra e Perez Quapio. Ecco, rimaniamo Nazareno su questa immagine di Mazzoleni, perché così avremo in tempo reale il ritardo della maglia rosa. Pronti a far partire i cronometri, Mazzoleni sta per arrivare ai meno 3 dalla vetta, passa in questo momento Eddie Mazzoleni. Facciamo partire il cronometro così capiremo se realmente Eddie Mazzoleni può andare alla conquista della maglia rosa. Torniamo da Davide Cassani, testa della corsa. Pancani. Sono scollegati temporaneamente i nostri cronisti. Ecco Riccardo Riccò, ormai 2 km e 400 per questo arrivo alle tre cime di Lavaredo. Pancani, a te. Stavo dicendo, Auro, che mentre comunicavi che Mazzoleni stava passando ai 3 km all'arrivo, il gruppetto, il sestetto della maglia rosa era ai 4 km. Sta per essere ripreso intanto Rasmussen. Ma direi che Riccò comunque sta continuando a procedere decisamente bene, sia per la vittoria di tappa sia per il balzo in avanti in classifica. È la grande rivelazione assieme a Mazzoleni. Mazzoleni procede con un'agilità straordinaria, tenendo conto della sua struttura fisica incredibile per queste cime. Ha recuperato il gruppo maglia rosa su Eddie Mazzoleni. 2:40 il ritardo di Danilo Di Luca, Damiano Cunego, Andy Schleck, Gilberto Simoni. Davide. Per la prima volta una sbornia nel viso di Riccardo Riccò, però sta tenendo molto bene per Squapio, sta cercando di forzare, ha perso un paio di metri, Parra è dietro di lui, Piepoli. Anche qui siamo in uno strappo durissimo, 2,5 km all'arrivo. A te Francesco. Dopo il lavoro straordinario ha perso contatto adesso Paolo Savoldendi e sta perdendo contatto anche Arroyo. Dunque sono rimasti in quattro con nel gruppetto della maglia rosa Di Luca appunto, poi Simoni, Schleck e Cunego. Controlla il messicano Perez Quapio. Sono maschere di fatica questi atleti, stanno pedalando da 180 km su e giù per le Dolomiti, la temperatura è bassissima, il tempo è inclemente ma lo spettacolo è di livello assoluto. Beppe Conti. Assoluto, anche andando a pescare nella storia del ciclismo, perché in pratica si poteva assistere ad un duello che era in maglia rosa e chi non lo era, ma adesso qui vediamo Riccò davanti, Mazzoleni, c'è Di Luca, Cunego che si fa vedere, Simoni che prima o poi darà un assalto, Riccò che vuole riprovarci. Mai si era visto un ventaglio di uomini così in grado di giocarsi il giro. Credo stia cedendo Perez Quapio, almeno a un momento di difficoltà. Ha provato ad alzarsi sui pedali Riccardo Riccò, ma lì la pendenza era del 13%, non si poteva fare la differenza. Parte Cunego, parte Cunego. Vediamo se Danilo Di Luca lascerà spazio al corridore veronese. Grande Cunego, vedete, prova ad allungare Damiano Cunego ai 3 km dal traguardo. Pancani. Lo scatto di Cunego però è stato attentissimo Danilo Di Luca, che penso comunque meriti un applauso enorme per quello che ha fatto oggi, considerando che in pratica ha potuto usufruire del lavoro della squadra solo nella prima parte di questa tappa. È rimasto sempre alla coperta sulla difensiva, come ricordavate prima Gilberto Simoni. È vero che ha due compagni davanti, però probabilmente ci sarà da aspettarsi un colpo, un attacco anche da parte di Simoni. Questi scatti
attaccati dal gruppo Maglia Rosa potrebbero far perdere a Mazzolini molti secondi. Torniamo sulla testa della corsa con Davide Cassani. Un attimo di difficoltà per Perez, anche Riccardo Ricò, una smorfia, continua a voltarsi indietro, è veramente un corridore perché secondo me non è a tutto, ha di più, nonostante ciò sta cercando di vincere questa tappa. Adesso è Parra che dopo anche lui un attimo di smarrimento si è portato al comando. È una salita impossibile, mancano ancora 1500 metri. Ai 3 chilometri Mazzolini aveva ancora circa 3 minuti di vantaggio su Danilo Di Luca ed è passato adesso ai 2 chilometri dal traguardo. Si sta cartocciando sulla bicicletta Eddie Mazzolini, ha perso qualcosa in quest'ultimo chilometro dalla testa della corsa ma ha mantenuto il vantaggio sul gruppo Danilo Di Luca. Davide, a te. Sempre Parra con mezza bicicletta di vantaggio su Riccardo Ricco, Perez, Quapio, sempre sui pedali. Parte Di Luca, Di Luca prova a fare la differenza, capisce che il pericolo viene da Ricco e da Mazzolini. Il vecchio Gibo non vuole mollare Danilo Di Luca. Vediamo la risposta di Schleck con la telecamera, andiamo su Di Luca e Simoni, eccoli qua. Bancani, a te. Allora, nel momento in cui è stato ripreso Rasmussen, partito Danilo Di Luca, il primo a rispondere Schleck, poi Simoni, ha perso leggermente contatto Cunego, adesso però anche Schleck è in difficoltà e dunque agganciato alla ruota di Di Luca è rimasto soltanto Simoni. Prova a recuperare Cunego che ha una cinquantina di metri di ritardo rispetto alla maglia rosa. È una salita micidiale questa delle tre cime di Lavaredo e viene da pensare cosa succederà sullo Zoncolan tra qualche giorno. Beppe Conti. Mi hai anticipato di un attimo, pensa con queste pendenze cosa accadrà mercoledì sullo Zoncolan. Intanto sto vedendo Di Luca è quello che in questo momento procede meglio di tutti. Per la prima volta abbiamo visto un po', non dico in difficoltà, ma in lieve crisi Mazzolini, abbiamo visto la smorfia di Ricò, quello che procede meglio di tutti è Danilo Di Luca che sta andando a salvare la sua maglia rosa e il suo giro. Davide, a te. 100 metri, chi vince, chi riesce a sopportare di più il dolore, sono tutti stremati, non ce la fanno più. Cerca adesso Parra di forzare con Riccardo Ricco sulla sinistra, ancora 1350 metri all'arrivo. Questa è la lotta per il successo di tappa tra questi quattro corridori. Poi c'è Mazzolini all'inseguimento e c'è Danilo Di Luca che prova disperatamente a recuperare. Non ce la fa più Eddie Mazzolini e fa molta fatica anche Simoni a tenere il ritmo di Di Luca. Pancani. Proprio così, cartello dei 2 chilometri all'arrivo, neanche Simoni riesce a tenere la ruota di Danilo Di Luca. Poi dietro Simoni vediamo Schleck e Cunego. 2 chilometri al traguardo per Di Luca. Tra Mazzolini e Di Luca ci sono 2 minuti e 40, quindi Mazzolini, se non andrà in crisi nera nell'ultimo chilometro, guadagnerà comunque molto su Danilo Di Luca. 1400 metri ancora per il bergamasco. Davide, che per 20 metri ha cercato di sedersi per recuperare un po', adesso ha perso 2 metri ed è Riccardo Ricco che sta cercando di forzare, sembra lui adesso che possa riuscire a fare la differenza quando mancano 1100 metri al traguardo. Riccardo Ricco parte Riccardo Ricco, il cobra di Formigine vuole vincere questa tappa, vuole salire sul podio di questo Giro d'Italia. È stata un'azione micidiale quella della Sonia Duval, scattati a 99 chilometri dal traguardo. Ricco e Piepoli adesso vanno a giocarsi il successo di tappa, ma parte Parra, il colombiano. Guardate la fatica che si legge sul volto di questo atleta. Ivan Ramiro Parra, già 2 anni fa si impose in tappe emozionanti del Giro d'Italia. Qui siamo su Eddie Mazzolini e qui siamo su Danilo Di Luca. Pancani. Sta perdendo decisamente contatto Damiano Cunego, poco più avanti rispetto a lui vediamo Schleck e poi Simoni, e invece ha preso decisamente il largo rispetto a questi corridori Danilo Di Luca. Te, Davide. Aveva perso, spostatevi per favore, spostatevi.
parte di Riccardo Ricco, aveva perso 10 metri ma è riuscito a rientrare. Mancano 800 metri all'arrivo. Piepoli sta cercando di reagire. Con Riccardo Ricco si è staccato definitivamente per il Quappio. Bisogna stare al di là delle transenne, non si possono spingere i corridori. Capiamo l'entusiasmo, ma ci deve essere regolarità assoluta. Qualche spettatore è riuscito a entrare nella sede stradale. Vedete, Perez Quappio ha perso contatto, sono rimasti in tre a giocarsi la tappa. Ancora un buon margine per Mazzolelli su Di Luca, mentre Di Luca anche in questo finale ha staccato Simoni e Cunego. È un Di Luca davvero di alto livello, Beppe. Altissimo livello, ma intanto comunque vada questa tappa, chiunque la vinca di questi tre. Abbiamo trovato in Riccardo Ricco un vero protagonista per il futuro, perché ha fatto oggi una cosa straordinaria per essere un debuttante al Giro, ma è Di Luca che sta vincendo il suo Giro d'Italia. 500 metri di vantaggio per Mazzoleni su Danilo Di Luca. Ha recuperato molto Di Luca in quest'ultimo tratto, Francesco. Siamo ai 1300 metri con Danilo Di Luca, che ha preso una settantina di metri di vantaggio nei confronti di Gilberto Simoni. Decisamente più staccati invece Schleck e Cunego, con Cunego che adesso riesce a recuperare qualcosa sul lussemburghese e lo supera. Dunque Simoni e poi più staccato Cunego all'inseguimento di Di Luca. È un tratto incredibilmente duro della salita questo. Davide, a te. 500 metri al traguardo, si è portato al comando Piepoli con Riccardo Ricco in terza posizione. 450 metri all'arrivo, potrebbe cercare Ricco adesso di partire. Sta controllando, sta guardando indietro, sembra che abbia superato quel momento di difficoltà. Ancora 400 metri all'arrivo. Sembra la griglia di partenza di una gara motociclistica, sono in tre appaiati dopo uno sforzo immane. Vedete Piepoli sulla destra, al centro Ibarra, Miro Parra, prova a partire Riccardo Ricco alla ruota di Piepoli che è il suo compagno di squadra, e Piepoli potrebbe anche lasciar passare Ricco per via della buono. Ricco è ancora in classifica, Piepoli è ancora staccato. Fanno la differenza questi due atleti della Sonia Duval Prodir, non ce la fa più Ivan Ramiro Parra. Ancora 250 metri da percorrere, una tappa veramente memorabile. Cari telespettatori, spero siate davanti al televisore perché sono emozioni grandissime. Davide, a te. La fa più Parra, 250 metri al traguardo. Piepoli con Ricco, 200 metri al traguardo, controllano Parra a 20 metri di ritardo. Piepoli e Ricco appaiati, stanno procedendo a 12, 13, 14 all'ora, non si può andare più forti quando le pendenze sono del 13 e 14%. Ricco sui pedali, ultimo sforzo per lui. Maglia verde per Piepoli, maglia gialla per Riccardo Ricco. Davvero grandissimo questo ragazzo di Formigine, a 23 anni ha dato spettacolo alla Tirreno Adriatico, ha dato spettacolo alla Milano Sanremo, e qui partito nelle vesti di gregario, vuole scalare posizioni, non andrà ad indossare la maglia rosa, ma è una delle imprese più belle viste negli ultimi anni. Riccardo Ricco su Piepoli, bravo Piepoli, sei stato grandissimo anche te, hai fatto qualcosa di eccezionale sul San Pellegrino. Ricco vince questa tappa delle tre cime di Lavaredo. Due compagni di squadra arrivano abbracciati. Vediamo adesso il ritardo di Eddie Mazzoleni. Terzo arriva Ivan Ramiro Parra. Quarto c'è Julio Alberto Perez Quapio, che è andato in crisi all'ultimo chilometro. Andiamo da Pancani. A che punto è Di Luca, Francesco? Allora Di Luca è a poco più di 600 metri dal traguardo, a 100 metri di vantaggio nei confronti di Simoni, che è in grande difficoltà. Su Simoni infatti stanno recuperando sia Cunego sia Schleck. È davvero a mio avviso una grandissima azione da parte di Di Luca, considerando quanto lavoro ha dovuto fare da solo, perché è rimasto presto, troppo presto senza squadra. E qui siamo su Eddie Mazzoleni,
sta per concludere il suo personalissimo sforzo. Danilo Di Luca ha aspettato l'ultima salita prima di fare la differenza. È stato un andi e rivieni, un tiro e molle incredibile tra salite e discese per le Dolomiti bellunesi. Eccolo qua, Eddy Mazzoleni deve dire grazie a Paolo Savoldelli, ci hanno creduto i due della Stana. Eddy Mazzoleni non si è lasciato sfuggire questa occasione, arriva con un ritardo di poco superiore al minuto da Riccardo Riccò. Eccolo qua, Eddy Mazzoleni guadagnerà posizione in classifica. Eddy Mazzoleni 1.29 per Eddy Mazzoleni, quindi controlleremo quanto ha guadagnato su Di Luca. Beppe, senz'altro, ma credo che Di Luca salvi questo suo giro in questa scalata straordinaria, ma in Riccò veramente senza lasciarci prendere da troppe suggestioni, ma abbiamo visto qualcosa di Marco Pantani oggi su questo finale. Ricordo la Tirreno Adriatico, gli dissi quando vinse la tappa davanti a tutti, gli dissi: mi hai ricordato metà Saronni metà Pantani, e lui replicò: bravo, esatto, hai ragione, ma questo veramente ha qualcosa di Marco Pantani, è stato straordinario. 1.29 il ritardo di Mazzoleni. Pensate che Di Luca da Mazzoleni a 3 km dal traguardo perdeva più di 2 minuti e mezzo. Qui siamo su Gilberto Simoni che arriverà praticamente appaiato a Damiano Cunego. Quasi un minuto ha guadagnato Mazzoleni, ma il tempo sta scorrendo. Di Luca è vicino al traguardo. Qui si procede davvero a velocità ridotta, uno sprint per Danilo Di Luca, ha guadagnato più di un minuto Di Luca Mazzoleni nel tratto conclusivo. Prova d'orgoglio, di forza, di carattere per il capitano della Liquigas che mantiene la maglia rosa, ai piedi della salita la stava perdendo. Beppe, è stato grandioso, ma l'abbiamo visto quando è rimasto solo in questa salita finale, si è capito che stava salvando il suo Giro d'Italia. E qui siamo su Gilberto Simoni, ha provato a tenere il passo di Danilo Di Luca, ma anche lui ha dovuto alzare bandiera bianca. Gilberto Simoni sta per arrivare alla sua ruota, Damiano Cunego, il combattivo veronese, oggi è rimasto a ruota tutto il giorno e quando si trattava di dover scattare ci ha provato in un'occasione, ma ha dovuto poi subire la reazione di Danilo Di Luca. 3.30 per Simoni, 3.35 per Damiano Cunego. Credo che si possa dire che oggi abbiamo vissuto una giornata che davvero aggiorna la storia e la leggenda di questo sport. Sono stati veramente grandi tutti, si è vista una battaglia straordinaria a partire dal San Pellegrino, una giornata che sicuramente ricorderemo a lungo. E ha perso un minuto Andy Schleck da Danilo Di Luca, un minuto perso dal lussemburghese. Ordine d'arrivo: Riccò, Piepoli, Parra, Perez, Mazzoleni, Di Luca, Simoni, Cunego e in nona posizione Andy Schleck. Io vorrei pubblicamente fare un ringraziamento a tutti i nostri piloti degli elicotteri, a tutti i colleghi che hanno lavorato per la realizzazione di questa trasmissione. Le condizioni atmosferiche erano difficili, ma abbiamo seguito passo passo, grazie alla bravura dei nostri collaboratori, questa tappa fantastica. Qui siamo su Emanuele Selle e Paolo Savoldelli. Se Mazzoleni ha guadagnato un minuto e passa a Danilo Di Luca, lo deve soprattutto a Savoldelli, anche oggi nelle vesti di gregario. Straordinario, ma non solo in discesa, dove veramente ha fatto dei numeri di altissima classe, ma anche come generosità per pilotare in avanscoperta Mazzoleni. Classifica generale: Mazzoleni passa in seconda posizione, secondo Mazzoleni, terzo resta Schleck a 2.56, Mazzoleni a 1.50, poi Simoni e Cunego, questi i primi quattro. Arroyo, Savoldelli, Sella, eccoli qua, minuti come piovessero di ritardo. Bravo Paolo, bravo Emanuele, bravo David. Che fatica questo sport. Mi auguro che ne tengano conto nel tempo massimo o che eventualmente l'allunghino, perché oggi si rischia veramente di ritrovare alcuni corridori che arriveranno fuori tempo massimo, essendoci stata battaglia già sul San Pellegrino, il primo dei passi di giornata.
Vediamo Riccardo Riccò a quanto si è portato da Danilo Di Luca. 3.39 il ritardo di Riccò da Di Luca in classifica generale. Aveva 6.50, quindi ha guadagnato più di 3 minuti, non sono pochi. Oltre ad aver vinto questa tappa da leggenda, questo è un segnale importante per il futuro di questo ragazzo che l'anno prossimo certamente lotterà per la vittoria finale al Giro d'Italia. Savoldelli chiede subito notizie di Mazzoleni. La smorfia di Rasmussen era in fuga già dal 20° chilometro. E rivediamo questo arrivo di Riccardo Riccò con Leonardo Piepoli. Il tempo massimo è di 50 minuti, ma qualcuno credo che arriverà oltre il tempo massimo. Bravo Riccò, bravissimo. Incredibile, un'impresa davvero grande che resterà, ripeto, nella storia di questo Giro d'Italia e di queste stagioni. E abbiamo trovato in Riccardo Riccò un futuro protagonista di questa corsa, ma un ragazzo, un campione che è in grado di poter vincere anche le classiche. Lo ha già dimostrato, ha rischiato di vincerla a Sanremo, lo hanno inseguito con accanimento e lo hanno ripreso solo per quel motivo, ma è comunque un grande protagonista. Stremato dalla fatica anche Pellizzotti, che arriva con un ritardo di 7 minuti e qui siamo sul giovane Nibali, anche per lui 7 minuti e passa di ritardo. Dunque, dopo Felice Gimondi nel 67, anche se gli venne tolta quella vittoria, dopo Eddy Merckx nel 68, dopo Fuente nel 74, Broi nell'81 e Luis Herrera nell'89, oggi, cari telespettatori, 27 maggio 2007 è stato il grande giorno di Riccardo Riccò. Diamo merito a questo atleta di Formigine che ha cercato di ribaltare le sorti di questo Giro d'Italia, è riuscito a distanziare di 3 minuti e passa di Luca se consideriamo la buono, e ha fatto la differenza assieme a uno strepitoso compagno d'avventura quale Leonardo Piepoli. Di Luca con caparbietà ha mantenuto la maglia rosa e da segnalare c'è questa avanzata in classifica generale di Eddy Mazzoleni, il bergamasco della Stana. Restate con noi perché sarà un processo alla tappa da vivere tutti assieme. Grazie a Beppe Conti, a Ivana Vaccari dalla regia, a tutti voi che ci avete seguito. Processo alla tappa subito dopo la sigla. Terza posizione nella classifica generale c'è Andy Schleck, poi Simoni e Cunego, mentre qui vediamo ancora l'arrivo da parte di Bruseghin. Vedremo poi il conteggio della classifica generale. Buonasera, benvenuti al processo alla tappa. Ecco la classifica generale da considerare con Schleck, teniamola per favore Balani, qualche secondo in più, 2.56, Simoni adesso a 3.19, Cunego a 3.23 e Riccò 3.39, poi molto più staccato Arroyo. Diciamo che la classifica davvero conta fino a Riccò, che improvvisamente